Da curritura da Graziella Sapenta vici in terra casa tanto in tavonetta Stanco dell'umare mi ne incano un topa easy Caccia pure l'acqua lodda e mi rompe i capasisi Passo dalla piazza caccia gente che pannea Sento recheggiare Sì la potenzia Solito comizio a sfondo elettorale Bocca pirazza stato dal rabo ai canciari Io il cambiamento però lo voglio iniziare Su Luca la gente non vuole rivoluzionare L'umodo deve avanzare D'agire e di marrare Pensare e parrare Tutto intorno Solo ignoranza popolare Io vorrei sapere Perché siamo arrivati proprio qua Qua dove il cielo Adagia le sue nuvole migliori E non me ne voglio andare Buonasera Anthony. No, non sei giapponese. No, oggi non sono giapponese, sono una romantica donna siciliana. Mi ricordi il karate, mi è rimasto solo os di quando facevo. Ho capito. Vabbè, già è una cosa. Benvenuti cari amici dell'Altra Messina, buonasera. La città positiva è da gennaio che vi proponiamo cose bellissime di questa città. Sì, raccontiamo. Che ancora la chiamano a città non Babba. Non me lo dire, lo non sopporto dico, quando dici così. Non devono chiamarci più Babba, non devono più dire che siamo burdaci, che siamo... E non lo dire più nemmeno tu. No, lo dico Comincia invece. Comincia tu a non dire. Perché abbiamo convinto che questo sono ormai delle cose da mettere da parte. Perché Vabbè, abbiamo scoperto tante qualità... Tantissime per ogni puntata Tanta abbiamo parlato voglia di musica, fare in questa città. Abbiamo parlato di libri, di arte, di scienziati. Di scienziati. 27.000 visualizzazioni solo su Facebook. Di amore per gli animali, amore e rispetto. Abbiamo parlato di educazione civica, abbiamo parlato di volontariato, di forza di volontà, di artigianato, cioè, di degustibus. Certo, di cose da mangiare buonissime. Abbiamo parlato di tante cose. Stasera, ma di cosa non abbiamo ancora parlato? Entro. Fammi vedere, oggi parliamo di... Chi è di scena? Ah, il teatro, che vuol dire chi è di scena? Chi è di scena? Chi è di scena è... un modo di dire. Certo, è un modo di dire che si usa nel gergo teatrale quando bisogna andare in scena. Passa il direttore di scena e dice, chi è di scena? Non potevamo. Gli attori che si debbono trovare sul palco all'inizio dello spettacolo si non recano Non potevamo là. Non parlare del teatro anche dal punto di vista della prosa, perché certo, ne abbiamo parlato qualche puntata fa. Abbiamo parlato della musica. Della musica, abbiamo avuto ospite il Matteo Pappalardo della sezione musica, abbiamo avuto degli orchestrali. Stasera vogliamo tirare fuori le cose belle del teatro a Messina, il teatro è cultura, certo, sicuramente. È grande cultura, per cui vediamo in questa città eccezionale certo. Chi si occupa di teatro, okay. Cerchiamo di ospitare quello che possiamo. 7 giorni fa abbiamo parlato di musei, abbiamo avuto 9 musei minori, oltre al grande museo che abbiamo parlato puntata, prima, certo. Abbiamo avuto 9 musei in questa città. Bene. Tantissimi, 10, ce ne sono anche di più forse, noi ce ne sono anche di più. Solo 9. Certo, certo, certo. Allora cominciamo stasera, subito con il teatro Vittorio Emanuele. E naturalmente con i nostri amici Luciano Fiorino, presidente. Presidente, benvenuto, buonasera, abbattiamoci le mani. Benvenuto presidente. Ed Egidio Bernava, sovrintendente. Del teatro buonasera. Vittorio Emanuele.
Benvenuto Egidio. Con i quali faremo un po' il riassunto, certo, di questa stagione. Delle puntate precedenti, no, della stagione. Di questa stagione che è andata a finire. Iniziamo col sovrintendente. Egidio, com'è andata questa stagione dal punto di vista artistico? Bene, secondo me è andata... Raccontaci soprattutto cose belle. I lastimi... Allora, dico... Soprattutto, cosa, soprattutto. Come fatti di eventi. Sono poi salito. Sappiamo che avete dei problemi di finanziamento, come c'erano un po' tutti gli enti pubblici. Però io stasera, siccome sono convinto che in questo teatro ci lavorano anche delle eccellenze, e diciamole chi sono queste eccellenze, diciamo chi è che emerge per la bravura, perché è quello che noi vogliamo fare. Allora, io incomincio da dove sono rimasto l'ultima giornata e sono salito sul palcoscenico domenica scorsa per ringraziare il pubblico, chiusura della stagione, e ho detto al pubblico grazie, ma prima di dirlo al pubblico grazie che ci ha premiato, ho voluto ringraziare una squadra che ha lavorato con noi, una squadra fatta di poche persone per cui abbiamo lavorato veramente in maniera serena. Luciano per primo, che è il mio presidente, Simona Celi, direttore artistico della Prosa, Matteo Palardo, che ben concede, direttore artistico della musica, Pippo La Motta, consulente per le arti e per l'audio, Pippo La Motta, consulente per le arti e per l'audiovisivo. Questa squadra è una squadra coesa che ha lavorato soprattutto con serenità e anche nei momenti peggiori, perché vi dico, come hai detto prima, Anthony, ci sono i momenti difficili, i momenti da superare, i momenti in cui ti avvilisci, chi come me esce dal privato. Ci sono tante persone come gli orchestrali che aspettano di essere stabilizzati, sappiamo che non dipende proprio da voi, dipende più dalla politica, dipende dai credo che dobbiamo dividere le due discussioni in maniera diversa. Ma infatti innanzitutto il nostro teatro è un teatro ibrido. Perché ibrido? Perché rispetto al Massimo di Palermo, al Bellini di Catania, o al Teatro Stabile di Catania, o al Biondo di Palermo, sono teatri che hanno delle specificità ben precise, o prosa o musica. Noi siamo un teatro che fa sia prosa che musica e in una struttura sola, come la nostra, è molto difficile fare. Mi pare che voi però non siete localizzati solo in via Garibaldi. Noi siamo ente teatro di Messina? Noi siamo localizzati solo in via Garibaldi come non struttura. Non gestite altre strutture? No, abbiamo la Laudamo che è il nostro ridotto, sì. Però per legge istitutiva del teatro avevamo il teatro in fiera, che non l'abbiamo più. Allora aveva un senso questo passaggio, perché il teatro in fiera assorbiva la parte di prosa, come ben ricordiamo, qua in sala ci sono degli attori, dei vecchi attori che lo ricordano. Oggi noi abbiamo questo grande contenitore dove dobbiamo fare convivere tutti quanti e contemporaneamente dare risposta alla città. E abbiamo tantissime problematiche legate al fatto che noi siamo un ente pubblico e quindi dipendiamo dal finanziamento pubblico. Certo. Negli anni questo finanziamento è stato andato sempre più assottigliandosi rispetto ai 13 miliardi del 1985, siamo arrivati l'anno scorso a 3.900.000 euro, e questo ci ha creato problemi. Avremmo potuto fare di più? Sicuramente sì. Non avremmo voluto fare cose diverse. Abbiamo fatto la stagione di prosa con 12 lavori in cartellone e che ha portato un incasso pari al 97% della spesa, cioè praticamente è uscita quasi gratis, dobbiamo dire noi, e abbiamo avuto un incasso medio giornaliero di 10.000 e rotti euro. Questo succedeva anche negli anni scorsi? No, assolutamente no. Quindi avete coperto quasi i costi? Quasi i costi con la prosa. Cosa, con la musica è più difficile farlo, sì, perché sappiamo che i costi della musica sono più alti, però rispetto agli anni precedenti, dove la percentuale incasso spesa era del 5-10% massimo, quest'anno abbiamo raggiunto quasi il 40-45%. Siete stati bravi a contenere i costi degli spettacoli? Abbiamo mantenuto e contenuto i costi rispetto alle due opere liriche. Ricordiamo che noi quest'anno siamo ritornati a fare opera lirica, che non si faceva più da diversi anni. I messinesi vogliono l'opera lirica, il teatro è istituzionalmente un teatro lirico, è una media di spettatori per la musica di 512 spettatori per serata, e sono numeri di cui andiamo orgogliosi. Bene. Avremmo voluto fare di più, avremmo voluto fare suonare molto di più l'orchestra,
l'orchestra ha suonato per 7 dei 12 eventi. Noi avremmo voluto 12 su 12, però l'orchestra che noi abbiamo voluto quest'anno non era l'orchestra da camera, 10 elementi, 12 elementi. Noi parliamo di orchestre sinfoniche. Il Teatro Vittorio Emanuele merita quella grande orchestra sinfonica che ha, e il successo che abbiamo avuto gli ultimi giorni, le ultime recitazioni, ci hanno ripagato, perché abbiamo veramente una grande orchestra. Tu mi parlavi di stabilizzazione dell'orchestra, è una parola molto difficile. La stabilizzazione già per legge non è più possibile, perché la Spending Review nazionale ci vieta la stabilizzazione. Quando era possibile però non è stata fatta, non è colpa vostra. Ma non c'eravamo. Certo, quindi non ha non senso parlare. Però sti ragazzi, però il problema, queste famiglie aspettano Il problema che noi ci poniamo è la stagionalizzazione dell'orchestra. Cioè dare a questi ragazzi la possibilità di lavorare almeno queste mesi, come in tutti i teatri, voglio dire. Non prendiamo a riferimento il Teatro Massimo di Palermo o il Teatro Bellini, dove hanno l'orchestra stabilizzata da sempre. Certo. Però se avessimo il coraggio di prenderli in considerazione, devo parlare pure dell'Orchestra Sinfonica Siciliana, che ha un buco di 10 milioni di euro per avere l'orchestra stabilizzata. Certo. Allora, noi diciamo che debbono lavorare il più possibile e debbono utilizzare quelle grandi capacità, quelle meravigliose capacità che l'orchestra Vittorio Emanuele dà al cuore, facendo partire non solo la gamba quando suonano, ma anche il cuore. Ma vibra dentro il cuore. E vi dico che sono straordinari, sono ragazzi straordinari. Ok, Luciano Fiorino invece, il presidente, io. Sei tu, piacere, Daniela Conti. Senti Luciano, raccontaci invece dal tuo punto di vista, com'è andata questa stagione? Dal mio punto di vista è andata bene. Quando incontro gli amici per strada... Tu da quanto tempo sei presidente? Un anno, adesso è un anno. Quindi... È successo anche con Entri, quando incontro gli amici per strada, come va? E dico, stanco, però contento. Che già non è poco. Stanco, però contento. No, per me è stata veramente una bella annata, anche perché arrivando a teatro c'era questa visione dell'open theater, di questo teatro che fosse il più possibilmente aperto al, certo, al territorio, e lo potesse fare non solamente attraverso il pubblico che accede ovviamente agli spettacoli, e i numeri ci danno conforto in questo senso, ma anche attraverso tutte le attività legate al teatro, che sono tantissime, basta metterle su. Però basta metterle su, è una parola, farlo certo, poi certo, ovviamente cioè, è molto è più complicato. Gli enti pubblici sono sempre un po' è più lenti rispetto ai privati. È chiaro, perché non possono essere veloci come quelli privati, è però normale. Già da agosto dell'anno scorso abbiamo sperimentato il teatro aperto ai croceristi, da allora sono fatti tantissimi passi in avanti, adesso il teatro è stabilmente, quasi quotidianamente animato da tanti ragazzini delle scuole, che per me è la cosa più bella. Certo, perché portano la vita pure dentro il teatro. Ma portano la vita e tra l'altro porti il teatro nella loro vita. Certo, perché è la cosa più importante. Scientificamente provato, se sei in tenera età e entri dentro un teatro, poi come il Vittorio Emanuele, lo vedi dietro con quei fondali certo, immensi, ti rimane dentro, cioè sarai tecnicamente, scientificamente catturato dal teatro, sarai certo, uno spettatore di teatro, sicuramente, per cui è fondamentale. Ciò nonostante ci sono le visite, in questo momento tra l'altro ci sono anche le visite guidate, ci sono state le visite guidate domenicali in occasione di quest'altra iniziativa, quella della via condivisa che avete chiuso, per sì, la via Laudamo adesso. Siamo riusciti finalmente, con tanta fatica, a richiudere, a riportare, perché lo è già certo, la strada sì, chiusa al traffico, riportare chiusa al traffico la via Laudamo, e in queste quattro domeniche a tagliare gli alberi, quella è stata una task force micidiale, abbiamo messo su, c'erano dei problemi a sfrondarli, allora ecco, abbiamo sfrondarli, messo su una... diciamo così, tagliare gli alberi, sfrondarli, viene un colpo al cuore a me, no, hai ragione, no, ma l'ho detto più come battuta, sì, perché l'ho capito, è il Francesca, segno del fatto che si sono dovuti occupare anche, cioè, di queste anche cose, di questo, vabbè. Il teatro dovrebbe occuparsi di altro, diciamo. Però è stato bello. Siamo riusciti a mettere in rete il comune, la città metropolitana e l'azienda Foreste. Noi, tutti quattro insieme, ognuno per le sue competenze, siamo riusciti finalmente a sfondare. E questo è bellissimo, perché io penso che questo bisogna fare, condividere. Francesca, aiutami, da quattro mesi fa. Quattro mesi fa. Quando si poteva fare? Credo in febbraio. Il periodo adatto per la potatura degli alberi. Adesso quindi, è tornata viva. E quindi in questo anno di gestione tua come presidente, torniamo un attimino solo su una nota, la cassa è aumentata?
La cassa è... Perché mi ricordo quando tu sei entrato c'era un po'... Io pensavo, ma chi gliel'ha fatta fare? Allora, perché, dico, tu già lavori di tuo, sei editore della radio, fai il giornalista, lavori all'università, eravamo DJ uno dopo l'altro per anni. Io finivo alle 4, entrava lui dalle 4 in poi. Dico, ti è stata data una patata un po' bollente. Se oggi mi dice che la cassa è salita e il deficit è un po' diminuito, sono contento di sentirlo. È ecco. Successo questo, però quello che è successo fondamentalmente in questo anno, che è la cosa secondo me di cui andare orgogliosi non come amministratori del teatro, ma come città, ma questo lo dico ma solo perché lo sento dagli altri, è che il teatro è veramente ritornato un po' più vivo. Più vivo, è, con più è spettacoli. Un riscontro... Ma ripeto, non è solamente proprio quella sensazione di vitalità, a prescindere dal singolo spettacolo che un ente pubblico in genere ha l'onere di dare a una città, sì. E in modo particolare un ente culturale come il Teatro Vittorio Emanuele. Sì, bisogna essere bravi a spendere 10 e incassare 9 e 80. Esatto, perché assolutamente. E a renderlo pieno ci vuol poco, a chiamare poi non ci sono i soldi per pagare. Per cui avete saputo fare, a renderlo pieno l'avete ci gestito poco, bene perché avete speso poco, però pochissimo. Come dico sempre, la stagione è semplice da fare con solo sold out. La cosa complicata da fare è provare a mettere insieme una stagione che da una parte faccia cassa, ma siccome sei un ente culturale, faccia anche divulgazione culturale. Certamente. E per cui magari abbiamo visto, queste facciamo sono delle immagini, qualcosa, queste cioè... sono immagini del trucco alla nostra Carmen, che questi sono gli incontri, quello è Daniel Pennac. Sì, a proposito di divulgatori. Esatto, a proposito di divulgazione culturale, questi sono stati, eccolo qui, qua ecco. Lo vediamo ancora meglio. Questi sono gli incontri che hanno animato settimanalmente la sala Sinopoli, diciamo, del Teatro Vittorio Emanuele, ma soprattutto gli studenti universitari. Ecco, qui c'è un'occasione un po' più, fra virgolette, leggera, cioè quella. Lorella la regina di ghiaccio, per l'esattezza, la regina sì, di ghiaccio, sì, con sì, Lorella Cuccarini, ma un successo pazzesco. Questa è la sala, come si animava, ma questo è il successo del teatro, cioè che la gente lo possa vivere in tutte le sue sfaccettature, non solo quei 120 minuti di spettacolo. Certo. Prego Egidio. No, io aggiungo proprio a quelli che Luciano, noi quest'anno abbiamo ripreso le favole al teatro, esatto, con Gianni Fortunato. Io non c'è che vedremo più tardi qui, l'abbiamo invitato stasera. L'avete invitato? Non sì, lo vedo. Lo vedrai. Arriverà. Lo vedrai, Egidio. Siamo agli inizi della trasmissione, ma lo vedrai, arriverà. Mi fa piacere dirlo che non c'è, ma stiamo parlando di Serie A. Certo. Non c'è stata una giornata in cui le mamme non arrivavano con i bambini e dobbiamo ripeterli questi eventi. Ecco, certo, abbiamo due scuole con ragazzi diversamente abili che funzionano in maniera eccezionale. Una delle due lo scorso weekend ha proprio fatto lo spettacolo di fine stagione proprio sul palco del Teatro Vittorio Emanuele. E una domani sera. Bello, bello. No, lo scorso poi weekend. Avete rifatto la stagione alla Laudamo quest'anno, no? Poi era c'è questo esperimento, esatto. Perché quello della Laudamo quest'anno è stata una scommessa. Esatto. Abbiamo investito insieme agli attori, alle forze, certo, artistiche della città. Noi avevamo le nostre difficoltà economiche, loro avevano l'esigenza di avere spazio. Abbiamo gli avete messo a disposizione? Sì. Abbiamo investito insieme a loro, ok, noi facciamo fatica, voi fate fatica, mettiamo le nostre fatiche, ma soprattutto le nostre risorse. Io ho avuto il piacere insieme di recitare all'inizio della stagione alla Laudamo, il Rosso d'Ottobre, uno, esatto, spettacolo sulla rivoluzione d'ottobre, e lo chiuderà tra l'altro. E lo chiuderò, bravo. Io invece Luciano, ho avuto il piacere con lo di spettacolo, vedere... aspetta, volevo dirlo, con lo spettacolo Affabulazione di Pierpaolo Pasolini, con la regia di Giovanni Boncoddo, esatto, Tony Canto, Enzo Gambria, io e tanti altri. Sarà bello, verrai Anthony a teatro? Come no? Io ho avuto il piacere di entrare a spettacolo quasi finito, ma perché stavamo registrando qualche venerdì fa, una commedia fatta da un mio paesano, esatto, di Badolato. Francesco, sì, ha fatto una commedia sulla storia e sulla memoria di Franco Nisticò, che è morto dopo un comizio in Oponte a Villa San Giovanni 9 anni fa, esatto, vicino a Natale, il 20 dicembre più o meno di 9 anni fa, e ha fatto questo spettacolo. E per me spettacolo entrare, pazzesco tra l'altro, sì, entrare sì con molta attività fisica, entrare alla Laudamo e sentire parlare in badolatese mi ha fatto venire i brividi. Poi sentire la voce di Franco Nisticò, al quale voglio tributare un applauso alla memoria di Franco Nisticò e a tutta la famiglia,
tanti ci seguono da Badolato, da tutti i siti di Badolato, ma anche da Soverato 1 e da Rete Regione. Un abbraccio a Yolanda, a Guerino, a tutta la famiglia di Franco Nisticò e a tutta Badolato e a tutta la Calabria. Grazie. Bene. Allora, Anthony, che facciamo? Ringraziamo i nostri amici. Ah, abbiamo filmati da vedere. Un filmato da vedere e il nostro tempo è scaduto. Poi passiamo agli altri teatri. Cosa facciamo vedere? Che facciamo vedere? Beh, finora abbiamo raccontato un po' tutto quanto. Cioè, fra le cose che abbiamo fatto, per la prima volta il teatro è andato alla Bit di Milano, nell'offerta turistica della Bit di Milano. Ci sono delle foto montate, magari possiamo vedere. Facciamo quelle. Vediamo. Intanto vi ringraziamo per essere venuti. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Giulio Bernava. Grazie a Luciano, presidente del Teatro Vittorio Emanuele. Luciano Fiorino, presidente del Teatro Vittorio Emanuele. Concludiamo questa parentesi col Teatro Vittorio Emanuele guardando questi contributi video. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie a voi. Stipendio e della pensione è solo Fincentrale dal 1987 con serietà. Allora, che mi consigli? Ti consiglio il numero uno da 30 anni nei traslochi, con prezzi convenienti, il migliore. Lo chiamo subito. Traslochi Gentile, meglio Gentile. BNO Informatica, il punto di riferimento dell'informatica a Messina. Da sempre i nostri clienti, privati, professionisti ed aziende, si affidano a noi per l'acquisto di computer ed accessori, per l'assistenza tecnica specializzata anche a domicilio. BNO Informatica è anche recupero dati da computer, tablet e smartphone. BNO Informatica si trova in via Garibaldi 80, Messina. Seguici anche su Facebook ed Instagram, www.bnoinformatica.it. Italcase, il gruppo leader nel settore per chi cerca o vende casa. Da oltre 30 anni, il funzionario Italcase è il tuo consulente immobiliare. Italcase è l'unico gruppo che garantisce il tuo acquisto con il sistema certificato di 11 rigidi controlli. Chiedi al tuo funzionario personale immobili con garanzia Italcase Approved. Rivolgiti ad una delle 5 agenzie Italcase a te più vicine, presenti sul territorio cittadino. Italcase ti serve. La Casa di Ospitalità Colle-Reale, fondata nel 1828, è oggi una struttura residenziale di cura e riposo all'avanguardia per accoglienza e qualità di servizi agli anziani, anche non autosufficienti, con operatori altamente qualificati, ampi spazi all'aperto, auditorium, biblioteca, alloggi singoli e doppi dotati di ogni comfort, assistenza medica specialistica, infermieristica e riabilitativa, ogni giorno attività di animazione ludico-occupazionali. Casa di Ospitalità Colle-Reale, via Catania Isolato 41, Messina. Dare vita agli anni è il nostro obiettivo.
Daniela, ma che hanno demolito il Teatro Vittorio Emanuele, che è successo? No. Ah, non è il Teatro Vittorio, no, perché abbiamo lasciato la bellezza del Teatro Vittorio Emanuele con il colapesce, sì, con tutte. E che e adesso invece che cos'è questo? Forse abbiamo sbagliato. No, non credo. No. Io penso che potremmo domandare a qualcuno. Esatto. A qualcuno che si trova proprio qui. Ai ragazzi, qui due balli giovani. A due attori del teatro Clan, perché dopo aver parlato di Vittorio Emanuele, noi non ci fermiamo e questa puntata è dedicata ai teatri di Messina. Andiamo, affossiamo ora la nostra forza nei teatri, posso dire minori, ma non è un'offesa, sono teatri più piccoli, più contenuti. Fanno stagioni loro differenti da quella del teatro ufficiale. Però li presentiamo? Presentiamoli. Mauro Failla e Giovanni Maria Currò. Benvenuti. Buonasera. Questi due ragazzi, molto simpatici. Sì, molto carini pure. Meriterebbero un bel paio di corna. Dici subito? No, non gliele diamo. Però il plauso è doppio, certo, perché abbiamo visto quelle foto prima. Esatto. Facciamoci raccontare da loro. Che cosa sono queste foto? Perché c'era tutta quella cosa un po' polverosa prima. Adesso c'è quest'altra immagine. Raccontateci, che avete fatto voi? Oltre a recitare, a fare i registi, tante belle cose. Questa domanda ce la facciamo tutti i giorni. Guardiamo negli occhi e diciamo che cosa abbiamo fatto. Che abbiamo fatto? E trovate una risposta? Sì. E la passione. La passione. Quello che abbiamo fatto noi quando abbiamo aperto le radio 35 anni fa, l'abbiamo fatto vedere con i cartoni delle uova, loro l'hanno fatto con il teatro in età, voglio dire, matura. Quindi vi siete fatti da solo il teatro. E questa è... Sì. Materialmente, e questa è la Messina che non si arrende. Diciamo che abbiamo in qualche modo fatto ciò che pensavamo di fare da un po' di tempo, però fino a quel momento non avevamo mai preso il coraggio a due mani, perché di coraggio si tratta, certo. Assolutamente sì. E poi sulla scorta, insomma, di un entusiasmo che in particolar modo in quel momento era molto forte, abbiamo detto facciamolo. Guarda, quindi una persona col trapano, con... Sì, hanno fatto le cose loro. Hanno tutti fatto, insieme ai ragazzi della loro scuola, giusto? Abbiamo fatto tutto con le nostre mani, tutto quello che potevamo fare, naturalmente. Certo. E abbiamo coinvolto i ragazzi dei nostri laboratori degli anni passati e anche dei presenti. Ragazzi, domani mattina tutti a lavorare, altrimenti non possiamo fare la stagione. E questo merita un applauso, perché una passione così forte, dedicata alla cultura, si sono rimboccati le maniche, hanno fatto i falegnami, hanno fatto il teatro, hanno affittato un locale in via Trento, nel centro della città. È una compagnia che esiste da quanto tempo? Il Clan degli Attori e la compagnia esiste dal 2011. Avevamo una piccola sede, che era un appartamentino, dove facevamo le nostre attività. Poi abbiamo sentito l'esigenza di dover fare teatro e quindi avevamo bisogno di una struttura che me lo consentisse. Sì, ce lo consentisse. Parliamo della vostra attività teatrale. Certo, voi cosa fate, anche una stagione teatrale, no? Sì. Quando avete aperto il teatro? Ottobre del 2016, l'8 ottobre del 2016. Quindi già avete fatto due stagioni teatrali? Abbiamo fatto due stagioni, già, non ci sembra vero, perché non è facile, insomma, fare delle stagioni teatrali, specialmente, insomma, in questa città, ma noi crediamo molto in questa cosa e abbiamo voluto in tutti i modi, insomma, realizzarla, e ci siamo riusciti. Bravissimi. E quest'anno avete prodotto uno spettacolo vostro, anche a parte quelli che ospitate? Nella stagione di quest'anno c'è stato uno spettacolo nostro che tra l'altro ha coinvolto i ragazzi che... Infatti ho letto qualcosa, ci racconti un po' di questo spettacolo particolare? Lo spettacolo è nato da un laboratorio teatrale, si intitola Amigdala, ed è nato come uno studio su un sentimento, su un'emozione che è la paura. E da qui con i ragazzi abbiamo lavorato, è venuto fuori questo in maniera embrionale prima questo lavoro, e poi si è perfezionato e ancora adesso è un lavoro che... Sì, infatti ho letto delle belle recensioni su questo lavoro, che è molto interessante, perché poi il rapporto dell'essere umano con la paura è un rapporto primordiale. Sì, primordiale, quotidiano. Sì, è fondamentale nella vita di tutti noi. Certo. E poi so che state preparando anche un'altra cosa con Walter Manfré.
Sì, giusto? Sì. Possiamo dire? Sì, Walter sì, Manfred sì, è un grande sì. regista messinese. Sì, Walter diciamo, sta seguendo la massa, tenendo la masterclass per attori e allievi attori nel nostro teatro e metterà in scena, insomma, alla fine di questo percorso uno spettacolo, un testo di Giovanni Testori, insomma lo possiamo dire, certo. Interrogatorio a Maria, è un testo molto, bellissimo, sì, molto, molto bello e insomma, infatti siamo alla ricerca in questo momento insomma per definire quelle e quando che sono debutterà le ultime cose. Sarà diciamo debutterà alla fine di giugno, primi di luglio in una location che chiaramente non è il nostro teatro, ma sarà insomma creeremo l'evento perché è il rientro in città di Walter Manfred dopo una quindicina d'anni, anzi dopo 15 lui anni. È stato direttore artistico del Teatro Vittorio Emanuele. È stato direttore artistico di Vittorio Emanuele. Al momento è a Comiso, insomma, un suo centro, l'International Theatre Center a Comiso, dove ci sono insomma tantissimi bravi attori, registi, insomma più persone che portano avanti anche un lavoro interessantissimo. Noi ci siamo visti, ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti e siamo e siete andati insieme. Così bisogna fare, bisogna buttarsi, sì, giusto? Ci sono delle motivazioni particolari per il nome Clan? Si rifà Celentano qualcosa? No, è l'associazione Clan degli Attori che abbiamo insomma messo insieme insomma io e Giovanni un po' di tempo fa ormai. Insomma, tu mi pare che hai anche qualche esperienza negli spot e pubblicitari, Don Giovanni d'Austria. Sì, sì, Don Giovanni d'Austria. Sei un viso conosciuto, con quel pizzetto Giovanni, simpatico. Hanno fatto Montalbano, qualche puntata di Montalbano, tante altre cose probabilmente. Squadra Antimafia, sì, diciamo che abbiamo fatto anche insomma delle esperienze televisive, ma il cuore batte dentro questo posto, dentro il teatro, insomma questo è. E noi vi facciamo gli auguri per questa nuova avventura di questo teatro che si trova nel centro di Messina, via Trento più o meno angolo via industriale. Sì, esattamente angolo via industriale. Vi porterà fortuna perché lì anni fa c'era un locale che era il Joe's Garage. È stata la prepista insomma per molti. Anche il Re Artù. Cioè certo, Re Artù che gestivano loro. Io andavo tutte le sere. Via Maddalena. Eravamo piccoli. Era il loro locale Re Artù di Giovanni. Sì. Della sua famiglia. Fratelli di Giovanni. Dove noi lavoravamo ai tavoli. Io me ne ricordo. Ero quello vestito di con la labarda. Non eri Re Artù dentro. Dentro, io non ti ho riconosciuto però. Invece di lui mi ricordavo. Bene, okay, ragazzi, allora le corna ve le meritereste, però non siamo riusciti a darvele. Vi diamo però un ricordo della nostra trasmissione. Perfetto. Vi nominiamo, visto che tu hai anche l'esperienza di Rertù, cavaliere dell'altra Messina. Cavaliere dell'altra Messina. Con la nostra medaglia, guarda, queste sono medaglie nuove. In quelle c'era scritto Messina. No lastimi, qui hanno scritto l'altra Messina. La città positiva. Allora ringraziamo positiva. Giovanni Maria Currò, Mauro Failla e Teatro Clan Off. Grazie. A voi. Ciao. Grazie. Diciannovesima puntata, chi è di scena? Si dice in teatro a Messina. Abbiamo altri amici ospiti, un altro teatro, come detto pochi secondi fa, il teatro dei Naviganti, che ha qualche anno in più di quello precedente, un teatro costruito, autocostruito anche questo nel 2000, pare che a Messina per fare teatro uno intanto debba fare la prima commedia che è Le fatiche del teatro, per cui anche questi amici che adesso presenteremo si sono dati a fare con sega, livello, assicelle per fare questo teatro che si trova in Via del Santo, quindi a pochissimi metri qui dal nostro auditorium, il Teatro dei Naviganti, la compagnia esiste dal 1996, con noi questa sera c'è Maria Pia Rizzo, attrice. Benvenuta, buonasera. Ciao, buonasera. Abbattiamoci le mani. Non altro perché anche lei si è messa i guanti e si è data da fare anche lei nel 2000. Per dare una mano. Sì, perché comunque noi abbiamo questa filosofia, insomma, lavoriamo tutti quanti e cerchiamo tutti di ricoprire un po' tutti i ruoli. Quindi è una filosofia che in teatro si usa molto. Chi non conosce il teatro magari non si rende conto di come ci si senta tutti
appartenenti ad una stessa famiglia, nel vero senso della parola. E quanto sia forte il desiderio non soltanto di stare in scena, il desiderio artistico, ma proprio quello di costruire, di prendersi partecipare. Cura. Di prendersi cura di ogni dettaglio. Esatto, che è bellissimo infatti. Poi allora, quando si ha una casa che è un teatro, insomma, è certo, ovvio che... è una bella fortuna, diciamo. Eh beh sì, esatto. Una fortuna che si costruisce. Sì, come tutte le fortune si costruiscono. Esiste da 18 anni. Sì, a dirlo così fa un po' paura. Sono passati però, 18 anni. Sì, il teatro si chiama Magazzini del Sale. E è in Via del Santo. È in Via del Santo, quindi qui accanto. E sono ben 18 anni che Domenico ed io lo abbiamo Domenico costruito. Cucinotta. Domenico Cucinotta, certo, scusate, perché io sono qui in rappresentanza di Domenico, di Stefania Pecora, che è l'altra parte del Teatro dei Naviganti, e anche poi di Orazio Berenato, che è un altro attore che negli ultimi anni si è unito a questo gruppo storico che formato da Domenico, da Stefania e da me. Senti un po', voi fate stagione anche voi come fa il Clan Off. Sì. E quest'anno avete anche prodotto uno spettacolo molto bello che ho avuto il piacere di vedere. Avete inaugurato la stagione, credo. Sì, abbiamo inaugurato la stagione con questo testo di De Filippo. Con un testo di De Filippo, Il fatto del sogno, in cui partecipava anche Mauro Failla. Sì. Questo per dire che insomma la nostra comunità teatrale qui a Messina è molto unita, cioè non è concorrenziale, ma anzi al contrario è densa di scambi artistici, anche con il Teatro dei Tre Mestieri. Abbiamo una bella Noi abbiamo invitato anche i ragazzi del Teatro dei Tre Mestieri, più tardi li vedremo. Lo so. Maria Pia, raccontaci, so che avete preparato lo scorso weekend il saggio della masterclass che avete tenuto durante l'anno nel vostro laboratorio. Sì, anche quest'anno abbiamo tenuto una masterclass che è coordinata da Domenico Cucinotta, seguita anche da me, e poi ho visto la partecipazione anche di Roberto Bonaventura, Cristiana Minasi, che sono altre due eccellenze teatrali della nostra città. E quest'anno abbiamo messo in scena un adattamento del Gabbiano. Una cosa facile. Sì, facilissimo. Però stimolante. Certo. Dire che anche De Filippo l'anno scorso ci ha fatto un po'... Perché De Filippo è bello tosto, è difficile. De Filippo è difficile proprio nella misura in cui mescola la comicità alla mestizia, alla riflessione, quindi è un testo che ha tante sfaccettature, e poi c'è sempre l'ombra del confronto con il maestro, quindi si sente una grande responsabilità. Certo. E quest'anno Chekhov, che è stato un testo, un'esperienza entusiasmante, un viaggio proprio attraverso la scrittura. La sua scrittura così attraverso le densa, tematiche, certo, questi personaggi bellissimi, poi tutti abbiamo, sfaccettati, no? Molto un testo intriganti, parla di teatro, certo, e quindi per chi fa l'attore, diciamo, è la cosa più bella da fare, recitare la storia che avviene in un teatro. Esatto, quindi questi personaggi di attrici infatti, meravigliose, bellissimi, vero. Senti Maria Pia, ma nei vostri Magazzini del Sale non si fa solo teatro, no, si fa un'altra cosa bellissima, sì, che, che ci ha preso il cuore, assolutamente, si fa il tango. Maria Pia organizza le milonghe. Esattamente, sì, io sono un'appassionata di tango da molti anni, quando, perché come un po' è stato per il teatro, no? Certo. Noi abbiamo deciso di aprire un teatro perché in quel periodo magari non c'erano tanti spazi indipendenti come oggi. Abbiamo detto, vogliamo vedere un certo tipo di teatro, apriamo un teatro, costruiamo. Giusto. Intorno al 2000 non c'era molto tango a Messina ancora, e anche lì abbiamo cominciato ad aprirci al tango, poi abbiamo viaggiato anche molto in Argentina, e adesso ogni due fine settimana circa, ogni due venerdì organizzi questa milonga. Bello. Diciamo che a Messina esistono belle scuole di tango, tante belle scuole, maestri bravissimi, io ho il piacere di studiare con due grandi maestri. Vogliamo che si chiamano, nominarli? Sì, io li nomino perché sono troppo bravi, troppo grandi, Gabriella Perea e Gustavo Guarnieri, che sono bravissimi, artisti. Veramente eccezionali. È vero, si sono anche esibiti in magazzini. Sì, spesso, hanno fatto anche qualche stage, qualche workshop. Comunque, torniamo al teatro. Sì. Raccontaci qualcosa, tu come hai cominciato a fare teatro? È la mia la più banale delle storie, nel senso che sono stata la classica bambina che già a 4 anni prende un po' il palcoscenico. Saliva sul tavolo a casa, recitava. Sì, facevo un po' di tortura. Sì, costringeva gli altri a sentire, ho capito. Quindi i miei genitori mi hanno immediatamente instradata, a loro malgrado incoraggiata, perché non si sarebbero mai aspettati che ne avrei fatto una professione, quindi poi a un certo punto si sono preoccupati. Immagino. Però ho iniziato in una compagnia amatoriale con la signora Ignaziella Bianca Cusumano, poi ho lavorato con il professore Toldonato, quindi ancora una volta una compagnia amatoriale, e poi ho frequentato un laboratorio con Accademia Sarabanda, quindi con Gianni Fortunato e Giuseppe Luciani, al quale va sempre il nostro affettuoso pensiero. Certo.
Grande attore messinese. Grande. Io ho avuto il piacere di frequentare la scuola d'arte drammatica all'inizio insieme a Giuseppe. Abbiamo fatto il saggio insieme, il primo saggio. E ci manca sì, tanto. Certo. E... Beh, vabbè, parliamo allora. E poi piano piano. Poi ho frequentato il CEIS, Consorzio Enti Imprese dello Spettacolo, diretto da Maurizio Marchetti, e ho studiato anche con Donato Castellaneta. C'era anche Francesca Cannavò, che è qua, poi la vedremo. Insomma, oggi abbiamo cercato di invitare un po' tanti amici, perché diciamo che anche io faccio l'attrice di teatro, poi ho fatto a lungo, quindi mi sento a casa con voi qui in studio. Noi non vediamo l'ora però di ospitarti ai magazzini. Certo, allora spero che nella prossima stagione io possa fare uno spettacolo che verrà ai magazzini. Allora già possiamo cominciare a parlare. Io mi permetto di introdurre, verrò anche ai magazzini a fare un rito che chissà che non porti bene, il rito del sale. Bravo Anthony! Così dopo il teatro, dopo il tango, e visto che il tempo a nostra disposizione sta chiudendo, un rito del sale può essere solo positivo. Esatto, è scaramantico. Prego, alla Posso? Tua ospite. Come no? È stato un piacere averla qui. Grazie a voi. Grazie, aspettiamo a te. Grazie a te. Maria Pia. Grazie di cuore. Grazie. E in bocca al lupo per tutte le tue cose. E adesso continuiamo, dopo aver parlato di Teatro Vittorio Emanuele, dopo aver ospitato due teatri che sono il Teatro Clan Off e il Teatro dei Naviganti, abbiamo il piacere di avere una detta ai lavori. Ah. Ritorniamo un attimino indietro e ritorniamo ai nostri primi ospiti, cioè al Teatro Vittorio Emanuele, perché la persona che adesso vi andiamo a presentare è il direttore degli allestimenti scenici del Teatro Vittorio Emanuele, ma ha un curriculum di tutto rispetto perché si forma presso l'Accademia di Belle Arti nel 1986, nella professione all'attivo e numerose partecipazioni a spettacoli in teatri italiani con registi del calibro di Albertazzi, Proietti, Calenda, Gazzara, Manfrè, Cicciò, Freni, Marchetti e tanti altri. È troppo lungo il tuo curriculum. Le facciamo un applauso con noi, Francesca Cannavò. Benvenuta. Grazie, benvenuta. Grazie. Scenografa costumista, scenografa costumista, quindi da una vita non solo nei teatri e in questi spettacoli, però ho saputo anche nelle trasmissioni televisive. Ci siamo occupati di scenografia a vario titolo. Com'è il termometro del teatro a Messina vista da un addetto ai lavori? E allora, dalle esperienze che fra l'altro poc'anzi sono state raccontate, il termometro è sicuramente in ascesa, nel senso che finalmente si registra all'interno della città di Messina il piacere di ritornare a fare teatro, a fare prosa, il piacere di fare un teatro non convenzionale, quindi va dato merito e plauso a tutte quelle persone che in prima linea si sono spese per creare degli spazi teatrali alternativi a quello che è il cosiddetto teatro istituzionale, che va ad essere coperto da quelle che sono le strutture appunto istituzionali come il Teatro Vittorio Emanuele. Devo dire con sincerità, il mio rapporto col Teatro Vittorio Emanuele si è concluso nel 2013. Io ho avuto un rapporto come direttore, oltre ad avere fatto scenografie e costumi per delle produzioni. Ecco, qui ne vediamo una che è, questa è Elisir d'Amore. Questa è un'immagine di un impianto scenografico dell'opera. L'immagine successiva se la possiamo fare vedere, perché questa l'ho portata per voi, perché questo è il Jesus Christ Superstar, quando fu realizzato con la regia di Massimo Piparo. Parliamo del 1800, dico. 90, abbiamo avuto Paride. Perfetto, abbiamo avuto uno di quelli. Paride a Caccia. Perfetto, questo fu una produzione che andò a Taormina subito dopo il debutto al Teatro in Fiera. 1994. Esattamente, io allora mi occupai della realizzazione dei costumi e poi lo spettacolo andò in giro, eccetera, eccetera. Dicevo che quindi ho concluso il rapporto come direttore degli allestimenti scenici col Teatro Vittorio nel 2013. Attualmente invece svolgo la direzione degli allestimenti scenici per Taormina Arte, dove, per darvi un'idea, in questo momento stiamo praticamente realizzando tutto quello che è l'allestimento del teatro antico, dove vengono poi ospitati gli spettacoli. Immaginate che noi realizziamo una struttura che ospita 4.500
1500 persone, quindi è una cosa abbastanza articolata, un po' diversa da quello che è il lavoro prettamente ideativo dello scenografo, ma sotto il profilo progettuale e strutturale è comunque un bell'impegno. Ritorniamo a Messina, sì, ritorniamo al termometro. Messina. Il termometro, io devo dire con sincerità che registro un termometro sicuramente positivo sotto il profilo che finalmente si torna a parlare di teatro nel senso più generale possibile. Devo dire che riguarda il settore tecnico, prettamente diciamo, che riguarda appunto gli addetti ai lavori della parte tecnica, e quindi parlo di macchinisti, elettricisti, fonici, sarte, attrezzisti, decoratori, truccatori, scenografi, eccetera, è un momento un po' più complesso. Perché? Non accadono le grandi produzioni e purtroppo i teatri, diciamo, che già fanno difficoltà a tirare avanti e sbarcare il lunario, hanno la difficoltà di fare grandi impianti scenografici, grandi produzioni di costume. La tendenza è comunque quella di sviluppare delle cose più minimaliste, fra virgolette, però in ogni caso questo non ci consente di produrre e di mettere soprattutto in forma giovani che si apprestano al teatro. Io dico sempre che per formare un buon macchinista teatrale che sappia fare le corde in soffitta ci vogliono almeno 5 anni di palcoscenico. Questo purtroppo in questo momento non ce lo possiamo più garantire perché mancano le grandi produzioni. Io spero che quanto prima il Teatro Vittorio possa risolvere diciamo i problemi di ordine economico che negli ultimi anni sono stati un po' hanno insidiato diciamo la loro produzione per poter riprendere questa diciamo situazione virtuosa di riportare appunto la realizzazione di nuove produzioni che possono essere diciamo da traino per tutto quello che sono le giovani leve, soprattutto appunto dell'aspetto tecnico, che è ben diverso dall'attore, perché l'attore comunque ha bisogno di un palcoscenico, forse neanche quello, per poter, come dire, enunciare certo, la propria capacità certo. E provarsi. Un macchinista ha bisogno per forza di una soffitta di teatro certo, certo. Per capire come si fa il lavoro. Francesca, alle ultime battute, sì. Degli aspetti positivi della tua attività? Beh, gli aspetti positivi intanto sono gli aspetti creativi. Io avete citato poco fa delle grandi produzioni a cui io ho avuto la fortuna di partecipare, che sono appunto Proietti, Albertazzi, eccetera, sono i grandi del teatro, ma devo dire che il piacere è stato invece dividere il palcoscenico con persone che adorano il teatro come Maria Pia e c'erano prima anche gli altri ragazzi e tante altre persone che veramente... Francesca, con cui abbiamo condiviso delle situazioni teatrali addirittura. Sì, Francesca come? Petrusino ogni minuto. Ovunque, infatti, quindi voglio dire, con chiunque ama il teatro è un momento di grande gioia. Su questo non... Tra un po' vedremo un servizio straordinario che ha fatto Francesca. Si è intrufolata nella casa circandoriale al piccolo Shakespeare. A cui tra l'altro Francesca Cannavò ha partecipato, ha dato il suo contributo. Per cui resta qua con noi. Resta con noi, non ti diamo le corna perché lo sai, è un po' difficile guadagnarsi questo trofeo, però come tutti i nostri partecipanti, un ricordo della nostra trasmissione. Grazie tante, grazie. L'altra Messina, grazie. La città positiva per la benissimo. Messina che non si arrende. Grazie. C'è la pubblicità, ritorniamo subito dopo tra 3 minuti qui alla 19ª puntata della nostra trasmissione che si intitola... Non Chuck si gira. No, ma chi è di scena? Chi è di scena? Il teatro a Messina, tra 3 minuti qui. Grazie. La cessione del punto dello stipendio e della pensione è solo Fincentrale, dal 1987 con serietà. Passa a Fincentrale, super promozione valida per clienti con una cessione del quinto che cambiano finanziaria e rinnovano subito con noi. Condizioni eccezionali per i pensionati INPS, chiama subito. Fincentrale, chiara, senza sorprese. Ehi, hai rinnovato l'assicurazione? Sì, con una mia amica. Come?
Change, il servizio di cambia valute a Messina. Acquisto e vendita valuta estera. Change, presso Fincentrale, via Garibaldi numero 102, Messina. In città c'è un luogo in cui il teatro è diventato la chiave che ha abbattuto muri e barriere e che ha messo in comunicazione diretta il mondo di dentro e il mondo di fuori. È il piccolo Shakespeare, il teatro che è nato all'interno del carcere di Gazzi, è un teatro che è partito con un progetto che ha nel suo nome la parola volare, perché il teatro fa volare oltre tutte le barriere. Accanto a me ho voluto ancora una volta Francesca Cannavò, perché è stata una delle artefici di questo teatro nato grazie alla sinergia totale di tanti enti e istituzioni, e le voglio nominare tutte perché è doveroso ringraziarle tutte. E allora la Caritas diocesana, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Tribunale di Sorveglianza, la Polizia Penitenziaria, le scuole, l'Istituto, il Liceo Artistico Ernesto Basile, l'Istituto Antonello e poi il regista Flavio Albanese con la sua compagnia e Francesca Cannavò, che ha curato l'allestimento e la scenografia. È l'esempio di che quando si fa rete si va avanti. Assolutamente sì, devo dire che una persona fondamentale in tutto questo è stata Daniela Orsino, che ha cucito in rete, ma ha cucito direi con aghe e filo, i rapporti tra tutte queste istituzioni ed è riuscita a creare un momento veramente per noi, per tutti quelli che hanno partecipato, importantissimo, al di là dell'aspetto professionale. Un momento magico, e noi abbiamo portato le nostre telecamere all'interno del carcere di Gazzi sul palco del piccolo Shakespeare. Ma l'attimo passa, e forse il giorno dopo incontrerete di nuovo quella ragazza. Quello sguardo, lo stesso viso, la stessa rassegnata timidezza nei gesti. E vi dispiacerà che quella momentanea bellezza sia svanita così in fretta. Daniela Orsino, da promotrice di un'idea che sembrava forse anche un po' folle, a direttore artistico di un teatro vero e proprio, siamo sedute proprio nella prima fila di questo teatro, il piccolo Shakespeare, all'interno del carcere di Gazzi. È nato tutto sì da questa mia, sì, forse come dici tu, folle idea, che ovviamente è stata pienamente condivisa dall'amministrazione penitenziaria, dal capo del dipartimento Santi Consolo e dalla direzione, dal direttore Calogero giuro tessitore. So che non mi conoscevate, ma ora mi conoscete. Basta, lasciatemi in pace. Vi ringrazio. Partivamo da un auditorium, lo abbiamo intitolato Piccolo Shakespeare perché l'idea è stata quella di richiamare la sala è piccola, quindi piccolo, ma piccolo perché il nostro modello, il mio modello è stato il piccolo di Milano, il piccolo teatro di Milano. Abbiamo iniziato quindi con le scuole e con i ragazzi, con i giovani, con l'Istituto Antonello, con l'Istituto Corelli, quindi col Conservatorio, con l'Istituto Basile che ci ha aiutato a realizzare il teatro. Penso di un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani nella faccia di blu. Il valore sociale di un teatro all'interno di una casa circondariale, di un carcere, qual è? È infinito, perché credo che questa sia un momento di scuola, di crescita, di palestra, di vita per tutti, per chi come noi operatori entra dentro e per
per i detenuti che ricevono da noi, da ognuno di noi nei vari ruoli, momenti veramente di scambio. Ed è uno scambio profondissimo che dà vita a delle emozioni incredibili, per cui veramente ogni momento che noi siamo qui potremmo scrivere pagine di emozioni, quindi il valore sociale è incredibile. Antonio Previti, uno degli attori che qui in carcere da questo palco ha recitato e ha lavorato insieme ai detenuti portando il teatro in carcere, quindi due mondi apparentemente così lontani che si sono incontrati con ottimi risultati. Qual è stata la tua esperienza da attore con i detenuti? La mia esperienza comincia a settembre, quando sono stato inserito in questa realtà che inizialmente avrebbe spaventato chiunque, ma subito dopo la prima settimana il rapporto con i ragazzi che hanno lavorato in questo laboratorio mi ha cambiato me, ha cambiato loro, e è stato veramente forte. Qui si è scoperto un modo di fare teatro che riporta il tutto a quel valore sociale, a quel valore di crescita, di riscoperta interiore che in realtà il teatro ha all'interno. Poi magari in contesti esterni si va un po' a perdere, si pensa più al profitto e a quant'altro, mentre qui i ragazzi hanno scoperto se stessi e l'hanno fatto studiando Shakespeare, Dostoevsky e tutte le varie realtà che abbiamo trattato durante questo laboratorio. Molti di loro non erano neanche mai stati in un teatro, e per loro era la prima esperienza in generale, però ho scoperto dei ragazzi realmente bravi, c'è qualcuno di loro che realmente potrebbe farlo come professione. Questo teatro non è un teatro che nasce dentro la casa circondariale, un posto ovviamente particolare, ma è un teatro che si apre alla città, con la direzione e con la polizia penitenziaria. Questa azione non si può fare se non in questo modo. L'obiettivo qual è? Aprire il carcere alla città, mantenere aperto il carcere nei confronti della società civile. E per i detenuti qual è il valore? Il trattamento penitenziario è qualcosa di fondamentale, la nostra mission. Fare in modo che soggetti ristretti in espiazione pena possano espletare non solo attività teatrale, ma anche, e questo è il nostro progetto, delle attività complementari, dei corsi per elettricisti, corsi per scenografi, quindi è qualcosa di importante perché ci permette, per quanto riguarda i detenuti, di implementare quelle che già sono le attività trattamentali che vengono offerte all'interno di questa casa circondariale. Daniela, Francesca, il teatro che apre il carcere alla città, sembrerebbe quasi un'idea folle, come lo hanno definita loro stessi, e che poi si è realizzata ed è oggi è una realtà vera della nostra città. Solo che io sono venuta accanto a te perché so che questo argomento ti colpisce in prima persona, il teatro in carcere, perché sì, tu nella tua esperienza, sì, da attrice. Infatti, hai... Io all'inizio della mia esperienza di attrice, alla fine degli anni 70, ho fatto tre recite in teatro e in carcere. Il carcere allora era carcere di massima sicurezza, perché nella sezione femminile c'erano le brigatiste rosse e quindi si poteva entrare soltanto nella parte maschile. Noi abbiamo fatto uno spettacolo, si chiamava Poesia e Verità di Ruggero Jacobi. Praticamente c'erano più secondini che persone che potevano assistere allo spettacolo. È stata un'esperienza fortissima, caratterizzata dal fatto che alla fine si faceva un dibattito con la gente. Quindi noi, che eravamo ragazzi, a 18 anni, abbiamo parlato con queste persone che magari si erano ritrovate all'ergastolo e raccontavano le loro esperienze. Lavorare dentro un carcere, secondo me, è una delle cose che bisogna fare, perché il carcere alla fine non deve essere così isolato, noi dobbiamo fare parte, la comunità è una sola, e riuscire ad entrare, ad abbattere le barriere, volare, hai detto volare tu nel servizio, è una cosa fondamentale, perché tutti siamo umani, sbagliamo, non sbagliamo, ma tutti ci possiamo redimere. Anche e questo perché è importante. Lì dentro tutti abbiamo una lezione da imparare. Eh sì, io ho imparato tantissimo, infatti. Non solo chi infatti, è sai, lì per scontare una pena, no, ma anche chi si ritrova a lavorare o ad andare anche certo solo per vedere uno spettacolo, come è capitato a me. Tu ci hai recitato, Francesca Cannavò ha lavorato certo, proprio a contatto il con teatro. Loro. Quindi è sicuramente un'esperienza di cui questa città deve andare fiera. Esatto, lo penso anch'io. Grazie Francesca. Grazie Daniela. Per questo servizio così grazie bello. Thank you.
Bene, continuiamo con i nostri ospiti dopo il Teatro Vittorio Emanuele, dopo aver ospitato con grande piacere il Teatro Klanhof e il Teatro dei Naviganti, un altro teatro, questa volta è un teatro nato da poco, che si trova nella zona sud, ed è questo l'applauso che io voglio fare a questi ragazzi. Hanno scelto volutamente una zona dove ci sono poche strutture culturali per fare un'azione socialmente utile, giusto? Tre Mestieri, zona sud, Teatro dei Tre Mestieri, benvenuti. Grazie. Perché mi pare che oltre al cinema del centro commerciale non ci siano strutture non c'è niente. Per cui questa è la prima dopo il grande cinema del centro commerciale. Per prima cui... teatrale, diciamo così. Esattamente. Bene, allora non vi ho presentati. Stefano Cutrupi, benvenuto, ciao, buonasera. E Angelo Di Mattia, che sono attori di questo teatro dei Tre Mestieri. Sei perplesso. Io faccio tutt'altro. Ah, lui fa tutt'altro. Dici, Angelo. Io mi occupo della parte amministrativa. Ah, ok. Io hanno scritto attori. Non sapevamo. No? Attori al plurale. Beh, chi lo sa, magari un domani. Potrebbe diventare attore, no? In fondo siamo tutti attori. Organizzo. Parlateci allora di questo teatro che ha meno di 2 anni di vita. Allora, sì, il Teatro dei Tre Mestieri nasce appunto in questa zona, quindi è stata proprio una scelta... quella di aprire, appunto, come si diceva prima, nella zona sud, quindi una periferia che è un po' sempre messa da parte della città di Messina. Certo. Ci chiamiamo appunto Teatro dei Tre Mestieri, quindi abbiamo scelto proprio il nome che sia identificativo della zona sud. Certo. Oltre a questo c'è anche un altro fattore, che è quello dei tre mestieri riferiti al teatro, alla danza e al canto. Quindi sono tre mestieri. Certo. Questi, e quindi anche questa è una ulteriore chiave che abbiamo voluto mettere nel vostro logo, sì, nel nostro logo, chiaramente si legge, esatto. Teatro, danza, canto, quindi ci occupiamo sia di diffondere il più possibile cultura in quella zona, e devo dire che ci stiamo riuscendo, perché in 2 anni, neanche 2 anni, perché ancora due anni. Da poco, siamo veramente riusciti ad avere veramente un bacino di persone che comunque entrano, che portano i bimbi a frequentare la nostra scuola di teatro, danza, canto, strumenti musicali, tutto quello che fa arte, diciamo, in particolare. Perché voi avete aperto ai bambini. Abbiamo aperto anche una scuola riguardante anche i bambini, quindi prendiamo tutte le fasce d'età, dai più piccolini ai più grandi. E lavoriamo appunto su queste tre arti principali, su questi tre mestieri, come li chiamiamo noi. E quindi questo per noi è già... riuscire ad avere nel giro di poco tempo una risposta così vuol dire che evidentemente quella zona aveva bisogno, desiderava fortemente, cioè, questo, e forse ci voleva qualcuno che... I sacrifici sono stati tanti, perché comunque siamo indipendenti. Certo. Trovare già un luogo è stato veramente complicato. Ecco, qual è la locazione vostra? La locazione... vicino alla posta di Pisturina, vicino? Esatto, un po' più avanti, sì. Più avanti, diciamo, verso Catania o verso il direzione centro? Direzione Catania, 150 metri sulla... sulla quindi vicino l'hotel Europa? Esatto, siamo veramente quasi vicini dall'altro lato della strada, comunque siamo, sì, siamo in quella zona lì. Bene. Prima era una lavanderia industriale questo posto. Esatto. Quindi... il Teatro dei Naviganti era una falegnameria. Quindi prendere questo spazio dove veramente non c'è niente, cioè dalla pavimentazione ai bagni a tutto quello che è... Ma questo è bello, no? Trasformare, dare vita a qualcosa che era prima semplicemente una lavanderia e farlo diventare un teatro. Questa è stata la nostra grande vittoria. Poi voi fate un po' di tutto, ho letto adesso sulla locandina, tango, pilates, sacro yoga. Ognuno si può sentire libero di esprimersi in tutte le forme che desidera, quindi quello è il nostro obiettivo. Come giusto, per liberare l'anima. Liberiamo, no? Sì. Infatti, è appena conclusa la vostra stagione invernale, proprio in questi giorni. Pochi giorni fa. E c'è qualcosa pronto per l'estate? Sì, sì, iniziamo fine giugno con la stagione estiva, perché a parte avere la sala teatrale all'interno, abbiamo anche una sala fuori, insomma, abbiamo un terrazzo dove abbiamo costruito un teatro vero e proprio con una platea. Bravi. Abbiamo fatto una specie di arena, quindi esatto, tutta l'estate ci saranno eventi musicali e teatrali. Esatto. Bene, bene. Abbiamo qualcosa da chiedere a questa terza compagnia? Sì, visto che voi siete anche giovani di nascita, non solo di età vostra, quanto è complicato per un teatro indipendente riuscire
a non mollare a un certo punto, perché immagino che già investire sulla cultura è una scelta coraggiosa, riuscire ad andare avanti comporta sicuramente dei sacrifici non indifferenti, quindi è molto difficile. È una domanda molto complicata, anche perché siamo soggetti a siamo giovani e siamo soli, nel senso che comunque siamo molto indipendenti in questo. Diciamo che è passione. È una malattia, io la chiamo malattia, perché è una, è l'unico modo che ti dà la forza di dire andiamo avanti. Però è una malattia che fa guarire, secondo me. No, io spero che non ci sia mai la medicina per guarire, perché magari poi lì ti passa tutta quella voglia. No. Invece io la penso come una malattia, quindi quando c'è una malattia non c'è cura, e quindi che fai? Per forza ci devi condividere, quindi... Lo fai, però ci sono le spese. Sono tre storie, questi tre teatri, sì, molto simili. Sì, però passione, certo, la passione per entrambi, e tutti e tre queste compagnie sono andate a fare sul campo, certo, per realizzare il loro sogno, cioè il teatro per la loro, cioè la possibilità di avere una, di poter parlare, di poter comunicare quello che uno sente, perché il teatro che cos'è? Noi tre siamo molto uniti anche, quindi questo secondo me è la nostra forza, cioè il fatto di appunto scambiare le nostre opinioni, cioè di incontrarci, di aprirci comunque alla città, perché è quello che vogliamo fare. Certo, ma il teatro è questo. Esatto. Posso farti una domanda personale? Sì. Tu sei di Reggio Calabria, sì. Sei qui per motivi di lavoro o per gioco? Allora, è nato tutto per gioco con Angelo Di Mattia, perché ci siamo conosciuti e da lì io lavoravo in un'altra struttura che si trova a Reggio Calabria. Un altro teatrino off, quindi da lì lui un giorno proprio mi ha detto, così per gioco, ma perché non apriamo uno spazio a Messina in una zona magari dove non è molto, e diciamo... l'avete aperto. E così lo abbiamo fatto per gioco, ma in realtà... sei trasferito abbiamo detto, vabbè, esatto, e quindi... Hai cambiato città, ho cambiato, no? Residenza, ormai sono cittadino, cioè, messinese a tutti e ne siamo fatti. Lieti. Però senza paura. Esatto. Certo. Senza pensarci, l'abbiamo aperto e... È nato così. Magari ci pensavate di più. Forse non lo facevamo, no. Esatto. No, ragazzi, io volevo chiedervi un'altra cosa. Cosa piace al vostro pubblico? Cioè, un teatro indipendente, che tipo di programmazione può permettersi, tra virgolette, non economicamente, proprio come offerta culturale? Noi lavoriamo molto di drammaturgia contemporanea, ed è, credo, la forza attuale. La cosa che i nostri spettatori, i nostri amici che entrano comunque nella nostra struttura, che è un po' diventata una famiglia, cioè veramente ci si conosce, quindi è veramente una famiglia, apprezzano molto il fatto di vedere degli attori veramente a 50 centimetri, cioè ce l'hai proprio lì davanti, quindi senti proprio il respiro ed è un'emozione ancora più forte, cioè mentre siamo abituati che a teatro c'è questa vicinanza, però c'è anche questo doppio ruolo, invece lì siamo tutti sullo stesso livello e quindi siamo e degli attori... È intimo. È molto, certo, intimo, e quindi questa è una cosa che veramente appassiona molto, perché gli spettatori vedono veramente il respiro, vedono la fatica, vedono l'emozione veramente da vicino dell'attore, quindi questo è molto interessante. Poi noi ci siamo perché comunque la maggior parte delle persone che ospitiamo, degli attori, delle compagnie professioniste che ospitiamo, sono tutte persone che veramente vengono con questo obiettivo, perché comunque... non avendo tanta forza non possiamo comunque andare a investire tanto, e quindi sono delle persone veramente che ci mettono il cuore, che vengono, certo, a teatro. Come facciamo un po' tutti, perché il teatro è questo, è metterci il cuore, giusto? Grazie allora ad Angelo, allora, grazie. Grazie a voi. E all'ex regino, e ora messinese, che è venuto a portare il suo contributo in città, Stefano Cutrupi, attività culturale. E grazie al loro teatro, giusto? Questo teatro si chiama il Teatro dei Tre Mestieri. Ragazzi, Daniela, complimenti, in bocca, grazie, al lupo. Continuiamo con i nostri ospiti. Dove andiamo adesso? Cosa facciamo? Io vedo nella nostra scaletta che c'è un'accademia. Un'accademia? Diciamo, è una compagnia che si chiama Accademia Sarabanda. Benissimo. Eccoli qui, da noi all'altra Messina. Prego. Tra un attimo sul palco.
Penultima puntata della nostra serie televisiva, poi in chiusura vi anticiperemo quello che sarà un po' un rendezvous la settimana prossima, avremo tutti gli ospiti delle 19 puntate in un'unica puntata che si chiamerà The Story, per lasciarci prima dell'estate col sorriso sulle labbra. Continuiamo con la nostra carrellata di ospiti, non più teatri, ma adesso invece una compagnia. La compagnia, come detto prima, Accademia Sarabanda, è una delle compagnie più antiche della città. 1985, il suo fondatore, regista e attore è Gianni Fortunato. Buonasera, grazie buonasera, per essere buonasera venuto. Buonasera, buonasera. Buonasera, Gianni. Buonasera, grazie. Benvenuto. Ti lascio nelle mani di Daniela. Perfetto. E so di lasciarti in Perfetto. Mani eccezionali. Perfetto, prego. Ti ringrazio. Allora Gianni, noi ci conosciamo da tanto tempo, io ho avuto il piacere di lavorare insieme a te. Raccontaci un po' com'è nata questa Accademia Sarabanda negli anni Ottanta e poi come si è evoluta nel tempo. Anche questo nome è strano, Accademia sì, Sarabanda. Perché? Dunque, la compagnia è nata dall'incontro di me, arrivato da poco a Messina, avevo cominciato a conoscere un po' l'ambiente teatrale. È un attore di formazione molto, molto classica, che era Giuseppe Luciani, che tu conosci si benissimo. Bene, ha fatto che purtroppo abbiamo perso un anno e mezzo fa. Insieme a lui di formazione molto classica, io che venivo da una formazione molto, molto particolare, ho seguito dei corsi al Laboratorio Teatrale Universitario di Palermo, che sono stati dei corsi assolutamente aperti, per cui ho avuto dagli insegnanti di dizione dei più tradizionali ai famosi clown del film di Fellini, al teatro da strada, ho avuto una formazione assolutamente variegata ed è da qui nasce la Sarabanda, un insieme di tecniche teatrali finalizzate al rendere più duttile possibile l'attore. E con Giuseppe Luciani ci siamo alternati nel rinnovare anche il teatro più classico per quelli che erano i tempi, stiamo parlando del 1985. Tra l'altro Giuseppe scriveva, quindi costruivamo degli spettacoli che calzassero con la nostra compagnia. Ovviamente oltre Giuseppe e me nella compagnia c'erano dei giovani nel 1985. Cioè, questa è rimasta una costante, nel senso che gli anni sono andati avanti, soprattutto per me, e i giovani sono rimasti, nel senso che all'interno di Accademia Sarabanda, che era uno scatolone aperto proprio per la sua struttura, per la sua formazione, cioè ci accostavamo a tutti i tipi di teatro e di spettacoli, sono passati tutte le persone messinesi che man mano sono cresciute, che stanno nel mio cuore, da Margherita Smedile, a Donatella Venuti, ci siamo incontrati anche con Daniela e naturalmente fin da allora la nostra compagnia era aperta anche a esperienze di collaborazione con le altre. Voi vi occupate di teatro per ragazzi e anche di teatro di prosa. Prima sì. Egidio Bernava ricordava che al Teatro Vittorio Emanuele voi praticamente fate una stagione per ragazzi. Tra le persone che io ho conosciuto, sì, prima ancora che nascesse Accademia Sarabanda, arrivando a Messina, ci sono stati sicuramente Maurizio Marchetti e Walter Manfré. Certo. Walter Manfré, che è il mio fratello più grande, al quale voglio sempre tanto bene, credo che lui mi stimi. Nel 2005 lui è stato direttore artistico del Teatro Vittorio Emanuele e si è accorto di una mancanza in città, che era quella del teatro per ragazzi. Teatro per ragazzi è un tasto del pianoforte molto delicato, perché significa formazione, educazione allo spettacolo, certo, crescita sociale prima, artistica, conoscenza del teatro. E con i pochi soldi che ha sempre avuto il Teatro Vittorio Emanuele, purtroppo, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: dobbiamo inventare una formula agile, semplicissima, con pochissimi soldi. E da allora è nata questa Sarabanda di fiabe, che è una formula molto semplice. Ho deciso di prendere il libro di fiabe che papà e mamma non riescono più a prendere la sera da leggere ai bimbi e leggere io le fiabe ai bimbi. Questa è la struttura. Il libro come primo fatto importante, il narratore e gli attori che poi danno vita ai vari personaggi. Questa rassegna iniziata nel 2005 è una sorta di cosa miracolosa, al di là della nostra volontà, è andata avanti nel tempo, cambiando anche la propria struttura. Ci siamo accostati anche alle opere musicali per ragazzi,
siamo finiti in provincia, nel senso che a quel punto è diventata un'esigenza, non una nostra scelta, le cose sono andate avanti da sole così, e siamo arrivati, adesso abbiamo concluso in questa collaborazione col Teatro Vittorio Emanuele nel dicembre del 2017, con la tredicesima stagione, che è una cosa assolutamente miracolosa e positiva, ora ci vuole per Messina. E, tornando un passo indietro, sì. Io vengo da una formazione soprattutto legata alla strada, teatro sì, da strada, vero. Che è sempre stata nel mio cuore, anche se poi ho avuto formazioni più classiche. Perché secondo me per fare teatro ci vuole un attore e uno spettatore. Il luogo è importante, ma può diventare qualunque. Anche la strada può assolutamente anche esatto. La strada. E questo mi nasce naturalmente dalle mie esperienze quando il teatro da strada era un po' più di moda, diciamo adesso è un po' più passato di moda. Ma la voglia di andare a incontrare le persone nella piazza, nel luogo che per loro è la vita vissuta di tutti i giorni, a Messina ce ne sono pochissime piazze rimaste, Piazza del Popolo, Piazza Casapia, ma lì ancora hanno un carattere di agorà, passatemi il termine. L'altra possibilità è quella di andare nei piccoli centri. E allora quello che mi è rimasto, e questo non solo per il teatro per ragazzi, ma anche con la nostra prosa, è quello di andare in provincia, nei piccoli centri, dove il teatro non arriva così facilmente, dove ti accorgi che l'accoglienza è totalmente diversa di chi a Messina è già più abituato al teatro, più smaliziato, quindi è più attento. Lì c'è un entusiasmo che diventa la nostra vita, la nostra forza. Una cosa che colpisce molto quando le persone non sono abituate al teatro è lo stupore con cui guardano la persona che recita. Certamente. Perché io l'ho provato a volte ed è stata una cosa che mi ha colpito tantissimo. Non credono quasi che questa persona... Sì. Tra l'altro il mio stile consiste anche nello smontare il teatro, cioè avere la voglia di fare vedere come funziona la macchina del teatro, non di fare le magie, quindi stupire soltanto, ma stupire attraverso l'attore e smontando il giocattolo il teatro. Tutto, assolutamente. Lo faccio con i bimbi, ma lo faccio anche con i grandi. Il nostro teatro è sempre molto semplice, costruito sull'attore con poco altro. Vuoi perché non ci sono tantissimi soldi, vuoi perché è il nostro stile. Bravissimo Gianni, è stato un piacere averti qui. Grazie a voi. Grazie a te, grazie a questa Accademia Sarabanda che ci accompagna da tanti anni e in bocca al lupo per tua carriera. Grazie. Ciao Gianni, grazie. Andiamo avanti, sempre noi, l'altra Messina. La cessione del punto dello stipendio e della pensione è solo Fincentrale, dal 1987 con serietà. Ehi, hai rinnovato l'assicurazione? Sì, con una mia amica. Come?
Allora, che mi consigli? Ti consiglio il numero 1 da 30 anni nei traslochi, con prezzi convenienti, il migliore. Lo chiamo subito. Traslochi Gentile, meglio Gentile. BNO Informatica, il punto di riferimento dell'informatica a Messina. Da sempre i nostri clienti, privati, professionisti ed aziende, si affidano a noi per l'acquisto di computer ed accessori, per l'assistenza tecnica specializzata anche a domicilio. BNO Informatica è anche recupero dati da computer, tablet e smartphone. BNO Informatica si trova in via Garibaldi 80, Messina. Seguici anche su Facebook ed Instagram, www.bnoinformatica.it. Il teatro Massimo. Massimo. Abbiamo avuto tre teatri minori. Tre teatri indipendenti, chiamiamoli così, che è più bello. Poi abbiamo avuto una la compagnia. La compagnia. La abbiamo compagnia, avuto una Accademia Sarabanda. Abbiamo avuto Francesca Canavò, scenografa e costumista. Ci e adesso? Gli attori. La cosa più importante del teatro. Non ci sono attori. Per cui ci sono gli attori. Anche altri attori. E abbiamo due. Presentali tu. Abbiamo prego. Il piacere di avere qui stasera prego. Un decano del teatro messinese, Salvatore Celano. Buonasera Salvatore, benvenuto. Ciao, ciao. È un piacere averti qui. E abbiamo il piacere di avere un carissimo amico che rivedo dopo tanti anni. Abbiamo fatto radio insieme. Antonio Saterno. Benvenuto Antonio Saterno. Antonio è regista e attore. Parlo della radio, parlo degli anni 80, quando noi ci siamo incontrati a Radio Messina uno stesso, tu facevi un programma di cabaret. Sì, poi qualche anno dopo, ma sempre agli inizi, 1985, vi ricordo, hai fatto RTP con Mino Licordari, cari amici sportivi e non, cari amici insieme e non. A Calogero Ferlisi, che salutiamo. Si chiamava Paolo. Che salutiamo. Si chiamava Paolo. Però. Paolo. Si chiamava Calogero. Allora... No, niente, mi hai ricordato i tempi. Gli inizi erano veramente simpatici. Sì, avevo fatto già del teatro, però con lui ho fatto del cabaret, diciamo, con Maurizio. Poi io ti ho visto in televisione come ti hanno visto tutti i messinesi, indietro tutta, e poi un po' ci siamo persi di vista. Per cui adesso stasera è una bella occasione per... Ha fatto anche delle cose a fantastico, Antonio. Certo, sì, facevo l'allievo. Facevi l'allievo di un maestro, di un importante maestro di cinema, Mino credo. Frassi, che era il maestro di cinema, e noi eravamo degli allievi attenti. Ecco, mai distratti. Bravi. E lui ci era molto orgoglioso. Cos'era il cinema con la C maiustra. Ecco, perfetto. Invece Salvatore Celano è un attore di teatro. No, io quando lui iniziava avevo finito. Ah, tu hai finito, ok. Allora, Salvatore, invece tu fai teatro da tantissimo tempo. Sì. Raccontaci un po' quando hai cominciato. Io comincio a 8 anni e 6 mesi. Ah. Mi porta mio padre. Sì? Mio padre ha ricevuto lo stesso mio inizio. Ah, okay. A 8 anni e mezzo il suo mastro. Sì? Mio padre andava a fare in estate ad apprendere un mestiere. Sì. E si va a finire in un attore che di sera faceva l'attore e di giorno costruiva chitarre. Scettino, vieni con me. Ho capito. E gli fa fare, il ragazzino in 12 anni dopo nella Cavalleria Rusticana. Ci sono due atti, c'è Cavalleria Rusticana e il 12 anni dopo fatto scritto da Giovanni Grasso, dove c'è il ragazzo che ha 12 anni dopo che il signor fa il delitto. Sì, ho capito. Okay. E così io faccio la stessa strada, solo che faccio con mio padre e con Cimarosa. Ah, con Tano Cimarosa, grande attore che non messinese. Lascio più fino a 20 anni. Ho capito. E poi... Cioè faccio il teatro a braccio. Ah, ok, certo, improvvisato, sai senza copione, con un canovaccio. No, niente. Tu venivi un'ora prima, dello spettacolo, ti sedevi. Tu sei il figlio, tu come sei il fidanzato. Come la commedia dell'arte, questa è la commedia dell'arte però, diciamo. E questo poi andavi in scena. Certo. E come venivano gli spettacoli? Guarda, intanto duravano tutti 1 ora e 20. Ah, ok, lo rispettavano sulla durata, quella era precisa. Sì. Poi c'erano le serate secondo lo stato d'animo degli attori.
Bellissimo. Ho capito. A parte questo, poi ha recitato anche con dei registi che non ti facevano fare proprio così. No, poi cambio. A 20 anni entro in una compagnia che è di giro, con la compagnia Pandolfo Balestrieri, e poi continuo con altri attori, altri registi. Quando arrivo ad un certo punto intraprendo un'amicizia a Messina attraverso un mio amico che viene a vedere uno spettacolo all'estero. Uh-huh. Io faccio un monologo, era Radio Monte Carlo, a Monte Carlo. Faccio uno spettacolo e si vinceva con l'applausometro. E vinco il primo... Arrivo al primo posto. Che succede? Che un mio amico, arrivato a Messina, mi fa un sacco di pubblicità e vado a finire dai ragazzi di Montalto. Uh-huh. Lì è tutta una storia che non vi posso raccontare, tre mesi. Perché il tempo stringe, diciamolo sì, lo scherzo. Quindi, andiamo avanti, poi continuate a fare poi tante cose. Poi continuate a fare attore, cinema, teatro, attività. Non l'ho fatto da professionista, perché non mi andava di trovare un datore di lavoro ogni tre mesi. Certo, perché il lavoro dell'attore, questo non l'abbiamo detto, caro Anthony, è un lavoro duro. È perché si va come? A scrittura, quindi tu lavori per tre mesi, sei mesi, otto mesi, una stagione, poi ti devi ricercare il lavoro. Questo è uno degli aspetti più duri. Più duri. E se tu non sei un attore famoso, prendi pure il minimo sindacale, che è una paga bassissima. Quindi ci sono un sacco di aspetti pure, diciamo, un po'... Pesante, sì. Però per amore del teatro a volte si fa lo stesso. E noi abbiamo anche recitato insieme, ricordo. Sì, abbiamo fatto... Annata ricca, Massaro contento. Io facevo tua moglie. Sì, mia moglie. Te lo ricordi? No? Sì, io me lo ricordo. Ricordi, ma abbiamo fatto pure il Paraninfo? No, il Paraninfo non l'ho fatto. Ok. Senti un po', allora invece ricordiamo, tu hai parlato di Montalto. Sì. E a Montalto c'erano delle persone anche... Guarda, la prima importanti, volta che sono andato, che vorrei ricordare. I ragazzi del teatro. I ragazzi del teatro erano favolosi, veramente. Arrivo lì e rivoluziono un po' tutto. Uh-huh. Dal palcoscenico, l'impianto della luce, la sala, il sipario, i bagni, un sacco di cose. E senti, fatte Salvatore, volevo parlare di alcune persone che purtroppo non sono più... I nostri amici più cari. Che non sono qui adesso, però sono sempre nei nostri cuori. Enzo Raffa. In ordine di apparizione. Allora, Enzo Raffa. E Pasquale Cocivera. Hanno portato a Messina... Intanto la cosa più importante è quella che Pasquale Cocivera diventa compagnia primaria. Per diventare compagnia primaria nel campo Pasquale nazionale, Cocivera è un organizzatore teatrale. C'è da investire soldi per tre anni, fin tanto che questo ci riesce. Portiamo a Messina con la stazione... Aspetta, raccontiamo bene questa cosa. Quindi da Messina che cosa è partito? Grazie al genio, all'intuizione di Enzo Raffa e di Pasquale Cocivera. Un teatro che ha rivoluzionato il modo di fare teatro in Italia. Questo nel Guinness dei primati, Principato non l'ha messo. Che cosa? Due spettacoli importantissimi. American Buffalo e La Stazione. Il primo è American Buffalo. Con Luca Barbareschi. Però ne fanno ancora uno prima. Sì. Con un'attrice, la De Benedetti. Francesca. Con la regia di Walter Francesca Manfred. Benedetti. Francesca Benedetti. Sì, certo. Quello è il primo. Poi c'è l'American Buffalo. Però in American Buffalo. E poi c'è l'altra, quella con quell'attrice, come si chiama? Va bene, comunque la cosa importante, Salvatore, è che si cambia il modo di recitare. Si recita in un modo molto vero, un po' all'americana. Vabbè, ma questo non è uno spettacolo tanto importante. Invece quello che stiamo dicendo sono spettacoli che hanno cambiato la maniera di recitare, perché dal teatro accademico, quello dell'accademia, con l'addizione, tutte queste belle cose, si passa ad un teatro... Si passa a un tipo più... prego Antonio, racconta tu questa cosa importantissima. Un tipo di teatro più naturalista, diciamo. Un teatro vero. Un teatro vero dove si cominciava ad assaporare anche un tipo di recitazione, un gusto molto, diverso, il gusto di qualcosa diverso. Che assomiglia alla realtà, e non una cosa costruita tutta finta. Che assomigliava alla verità. Esatto. Ecco, e la c'erano verità, Massimo Venturiello, Luca Barbareschi, Margherita Pui. Luca Barbareschi sostituisce Sergio Rubini. Sì, perfetto, e Sergio Rubini e Sergio anche. Rubini. Tutti questi che sono grandi attori italiani in questo momento, quindi vedi che cosa importante è successa Sergio Rubini. Sì. Quando lascia, prima di intraprendere la stazione con perché la stazione prima è stato uno spettacolo teatrale poi è diventato un film. Nel frattempo Rubini viene scritturato da Fellini per fare Fellini l'intervista. Giovane. In un'intervista fatta a Sergio Rubini manda a dire a Enzo Raffa: mi dispiace che
Io non ero conosciuto quando ho fatto American Buffalo. Ok, hai visto che cosa è successo? Allora, ricordiamo un altro nostro amico però che non c'è più, Ciccio Previti, che anche tu Anthony conoscevi. Ciccio Previti, io lo parla ricordo. Tu Antonio di Ciccio Previti. Previti era veramente una persona di cultura, era diciamo così alla buona, diciamo molto... Aveva un'edicola questo signore. Aveva un'edicola. Lo faccio recitare io per la prima volta, perché lui frequentava come ufficio Piazza Cairoli, il bar Irrera. Arrivo a un certo punto, lo conosco e lo invito a fare un ruolo piccolo nel Fiat Voluntas Day. Da là non si stacca più. La sua edicola diventa un salotto. Quindi questa edicola all'incrocio, come dicevi tu, Anthony, diventa un crocevia di attori. E che ancora c'è, che si trova praticamente all'incrocio della mia Santa Cecilia. Creiamo il Teatro Club. Ecco, famosissimo. Spadaro, Manfremi, Nudoli e tanti altri Teatro attori. Club è interessantissimo, perché me lo ricordo proprio, era importantissimo. Straordinario. Poi ci dobbiamo ricordare anche di Massimo Mollica, che non l'abbiamo nominato. Massimo Mollica è un'importante realtà. Allora, nella vorrei città. Ricordare Massimo prego. Mollica, vorrei ricordare i registi di un tempo, Francesco Badalà. Vorrei ricordare. No, Francesco Badalà non è morto qua. Nel senso che lo ricordiamo. Anastasi. Volevo ricordare Vittorio Ciccio Cioppo, per esempio, è stato anche una persona molto molto di cultura, una persona, è l'uomo che mi ha introdotto al teatro, tra l'altro una persona di cultura molto di grande cultura teatrale. Ha fatto di Milano, la scuola del piccolo. Ha fatto tante cose interessanti a Messina. Ecco, non molte, ma quelle poche, diciamo, cose. Di grande cultura. Ecco, di grande cultura. Abbiamo fatto uno spettacolo dentro la chiesa dei Catalani, lo sai Anthony? No, non lo so. Il miracolo di Teofilo. Io facevo la Madonna su una scala dietro l'altare della chiesa dei Catalani. Hai visto? Ho fatto il carcere, la Madonna, di tutto. Ricordiamo Franco Tripodo. Certo. Ecco, anche lui è stato un Walter Manfred. Ne abbiamo parlato stasera di Walter tantissimo. Uno spettacolo adesso. Quindi, a luglio. Voglio dire, erano degli operatori culturali che c'era dei un bel registi. Fermento. C'era un bel fermento. Tra l'altro c'era anche, volevo aggiungere questo, anche la politica era interessata al teatro. Volevo ricordare Attilio Aquila, che era un politico, ma veramente appassionato del teatro, e attraverso insomma le sue azioni sociali, le sue azioni politiche, è riuscito a portare parecchi lavori teatrali. Anche Serafino Marchione. Ecco, Serafino Marchione. L'abbiamo nominato l'altra volta con Ranieri Wanderling. Ecco, questi erano la politica di un tempo, la politica che adesso in un certo senso è un po' distante dal teatro. No, però in quel periodo era Rossello dentro il teatro. L'assessore Rossello. C'era un fermento culturale, perché anche i politici si occupavano, avevano il gusto della cultura. Si occupavano di teatro. Ecco, questa è una cosa molto, molto importante. E poi poco fa Francesca Cannavò aveva nominato alcune persone che lavoravano dietro le quinte. Vorrei ricordare Ardizzone. Certo. Ardizzone era un mago. Ecco, famosissimo. Sicuramente. Sì, ho lavorato. Era un datore luci, si occupava anche del ripristino dell'orologio del campanile del Duomo. E vorrei ricordarlo, ecco, perché era importante, perché chi è di scena, lui era veramente uno di scena. È vero, Antonio, hai ragione. Vorrei anche parlare di un'altra cosa importante. Il teatro struttura, Rocco Familiari. Un teatro di cultura fondamentale. Certo. In questa città, per esempio. Rocco Familiari. È un grande artista. Tu ricordi Rocco Familiari? Come non me lo ricordo? Per esempio, anche lui. Un'eccellenza moltissimo. Della nostra città. Uno scrittore, una persona. Noi abbiamo fatto nel 2010 Agata, mi pare. Antonio, ora ci vuoi parlare del tuo curriculum? No, il curriculum non lo posso tirare fuori, perché ci può essere qualche inesattezza, diciamo. Ah, ecco. Tutto sbagliato. Sì, no, mi riferisco al Presidente del Consiglio nuovo. Daniela, non siamo... E allora io no, magari c'è un'ora di stage a Castanea, è una cosa, non è vera, e magari poi facciamo così. Lo scoprono tutti, quelli di Castanea si ribellano. Esatto. Salvatore, che volevi dire? Volevo ricordare solo questo, aspetta, stavo dicendo, prego, magari ecco, se lo ricordo dopo. Stavo dicendo che non siamo secondi nemmeno con il cinema. No. Qui nasce la Faro Film, giusto? Certo. Qui è di Messina il produttore più importante d'Italia, negli anni in cui i primi erano Carlo Ponte e Dino De Laurentiis. Era Fortunato Misiano. Fortunato Misiano produce film di carattere
locale, napoletano. Ho capito. Poi va a fare un colossal, sì? E fallisce. Ah, poverino, ci dispiace. Nello stesso tempo però dà degli aiuti uh-huh. a un certo Felice Zappulla, che era organizzatore di box. Uh-huh. Gli chiede i soldi perché vuole fare lo stabilimento di cinema a Catania e glieli presta. Uh-huh. I lavori a Catania si fermano, però lui che fa? Fa una casa di distribuzione e produce 8 film, di cui uno di questi accadde al commissariato con Alberto Sordi. Sì, Soldi, sì, famosissimo, certo. Il signor Zappulla, per ringraziare Fortunato Misiano, fa una casa di distribuzione e la chiama Fortunia Film. Ah, famosissimo. Ok, Antonio, tu volevi ricordare una cosa e poi... No, niente, posto, no? Io abbiamo concluso, penso va che... Bene, sì, va benissimo. È stato un bel La possiamo mandare questa intervista, diciamo. Va bene. Un bel Amarcord di questo quarto d'ora bellissime. Insieme. Abbiamo ricordato un po' il Ci avete teatro. Fatto rispolverare io un po'. Io non ho raccontato niente. Quasi niente. Quello che era possibile fare. Vi ringraziamo. Ah, ok. Regali. Impalmali. L'impalmo. Vuoi essere impalmato? Già sono stata sua moglie, ora... Mi metto la spilla, l'altra Messina. Attraverso il teatro degli anni 70, sì, 80. Sì, non, 70, sapete, 80. Non sapete la storia dei Papurelli? No. Aspetta, non ti... c'era una Messina. Scusatemi, no. Antonio. La prossima, volta. Lo invitiamo per l'anno prossimo. Come no, sì, come no. Ringraziamo. Salvatore Celano, grazie per essere venuto, grazie a voi. Antonio Saterno, grazie. Antonio Saterno, grazie. Grazie Antonio, grazie Salvatore. E adesso chiudiamo questa grandissima pagina dedicata al teatro e partiamo con la nostra rubrica Di cultura si può vivere. Prego. Si può vivere la rubrica di Nino Principato, orfana di Nino Principato, non perché Nino è passato a miglior vita, ma perché sapete si è autosospeso fino alla fine delle elezioni. Bene, il tema di oggi, io ero un po' perplesso, devo dirvi, e vi voglio trasmettere questa perplessità perché poi vi voglio far vedere il finale, il lieto fine. Oggi parliamo di torri e ne parliamo con Andrea Bammaci, buonasera, sì, cultore buonasera. Di Storia Patria, benvenuto, grazie per essere venuto. Buonasera. Io pensavo, ma che ci azzecca le torri col turismo? Ci azzecca, lo vedremo come se non ci azzecca. Allora, Andrea Bammaci, coautore insieme a l'innominabile Nino Principato, lo diciamo, di questo libro che esce proprio in questi giorni e che si intitola Mamma li turchi. Ecco la copertina, Mamma li turchi, vi leggo il sottotitolo, Pirati, torri e torrari nella difesa del litorale di Messina. Parliamo di torri, sì. E ce ne sono 25 torri sul litorale di Messina, 15 esistenti, alcune semidistrutte, alcune invece complete, 10 invece scomparse, quindi c'è un circuito di queste torri, che erano delle torri di avvistamento. Sì. E che c'entra il turismo con le torri? Ci andiamo piano piano. Iniziamo dalla prima domanda. Da cosa deriva la sua passione per le torri al punto di farle scrivere un libro? Sì, per la mia innata curiosità di tutto quello che mi circonda, del museo territorio, cioè il museo aperto nell'ambiente in cui viviamo. E allora, diciamo, questa curiosità e l'idea di scrivere un libro insieme a Principato e con l'idea è partita anche con Principato, è stata la Torre Mazzone, la Torre Bianca, che è sul litorale di Faro, sul Tirreno, Mar Tirreno, nel litorale del Tirreno, fra Mortelle e il Faro, la Torre, sì, del Faro. Anche perché perché mi diletto anche da dilettante di fotografie, di fare fotografie, fotografare tutto quello che c'è, che posso fotografare. E allora mi imbattei in questa Torre Bianca che diciamo che integra uno dei pochi esempi del passato che ancora rimane, anche perché essendo una
torre, diciamo, prettamente di difesa e perciò militare, diciamo, si è conservata nel tempo fino a poco tempo sì, fa. Sì, sì, sì. Il problema è nato dal fatto che questa torre mi sembrava troppo corta. Ho detto io, ci deve essere qualcosa, è stata interrata. Mi ha stuzzicato la curiosità, poi si è appassionato sì, e ha fatto sì, questo libro. Ma mi sono chiesto, bisogna studiare a fondo e vedere un pochino cosa c'è anche nel territorio, cosa ci sono bene, altre cose. Iniziamo dal dire che sono delle torri del 500 e dell'800, per cui sono sì, di carattere storico. Servivano come avvistamento a chi? Ai turchi. Ecco perché il titolo del libro Mamma di Turchi. Erano tutte postazioni, le vediamo sulla carta geografica? Sì. Potete ingrandire sì, poco poco la carta geografica? E vedete che quelle in bianco sono le torri esistenti. Se sì, potete, ecco, zoomare benissimo in bianco, per cui iniziamo da questa parte a Villa Franca, la 1 sì, è Villa Franca, la 2 e la 3 è sempre Villa Franca, la 4 è quella di Salice sì, e così via, tutto il litorale tirrenico e ionico esatto, è pieno di queste esatto, torri, che certo avevano una funzione militare perché erano, sì, erano di avvistamento. Il percorso è da nord a sud. Da nord a sud. Quindi erano torre di avvistamento, sono messi in posizioni panoramiche strategiche e i guardiani, chi stava là dentro, doveva avvisare l'arrivo dei nemici, ovviamente, no? Vogliamo descrivere la torre tipo? La torre tipo è, diciamo, è a pianta quadrata tronco piramidale, è scarpata, così come numerosissime di queste torri sono nel perimetro della Sicilia, del litorale siciliano. Però di questa, di questo tipo di torre rimane solo, perché poi è stata modificata nel corso del tempo, rimane solo quella di Capo Rosso Colmo a pianta quadrata. C'è la torre delle Brevo a Marmora, va bene, che anche questa si è conservata nel tempo, e poi le altre sono circolari e di forma diversa, comunque sono di tre tipi. Vediamone qualcuna, foto da commentare, vediamone qualcuna perché il tempo purtroppo scorre sì, velocissimo. Sì, sì. Iniziamo con questa. Questa è la torre faro di Capo Rosso Colmo. Nel corso del tempo questa risale a un'epoca molto più antica e comunque è nel 500 che è stata ristrutturata, recuperata e che poi nel corso del tempo ha subito delle modificazioni. Andiamo avanti. Questa è una piccola torre di avvistamento ed è sul litorale di Acqua del villaggio Acqua Ladrone. D'accordo, era molto più alta, è stata nel corso del tempo dimezzata ed è un utilizzo privato che è stato fatto. Andiamo avanti. Questa qua è la Torre Mazzone, la Torre Bianca di cui si parlava poco fa. Sì, che si trova. Questa è recuperabilissima, anche sì, perché bisognerebbe togliere tutto il terreno di accumulo, tutto che c'è sì, attorno, e recupereremmo il piano terra, sì, anche perché... Questo è Capo Rosso Colmo? Sì. Capo Rosso Colmo? No, questa è Alfaro. Alfaro, Alfaro. Questa è Alfaro. Capo Rosso Colmo l'abbiamo vista poco andiamo fa. Avanti. Ecco, in effetti, veda, è puntinato lì le iniziali e la data di un soldato inglese, perché sono stati gli inglesi a recuperare questa torre e a fortificarla, bene, a farne una torre tipo che si trova in vari litorali del mondo come torre di difesa, perché particolare costruzione difensiva e offensiva. E siccome questa scritta è a livello del piano di calpestio, significa che la torre, il piano terra, è interrato. Qui questa siamo, è quella più conosciuta, quella degli inglesi. Che qui siamo al faro, il fortino sotto degli il pilone, inglesi. Quella che ha Orcinus Orca in gestione. Sì. Dobbiamo interromperci perché c'è la pubblicità, ci ritroviamo tra 3 minuti sì, con 6 minuti interessantissimi sul circuito delle torri. Non andate via perché ne vedremo delle belle. Prego.
Italcase, il gruppo leader nel settore per chi cerca o vende casa. Da oltre 30 anni, il funzionario Italcase è il tuo consulente immobiliare. Italcase è l'unico gruppo che garantisce il tuo acquisto con il sistema certificato di 11 rigidi controlli. Chiedi al tuo funzionario personale immobili con garanzia Italcase Approved. Rivolgiti ad una delle 5 agenzie Italcase a te più vicine, presenti sul territorio cittadino. Italcase ti serve. La Casa di Ospitalità Colle-Reale, fondata nel 1828, è oggi una struttura residenziale di cura e riposo all'avanguardia per accoglienza e qualità di servizi agli anziani, anche non autosufficienti, con operatori altamente qualificati, ampi spazi all'aperto, auditorium, biblioteca, alloggi singoli e doppi dotati di ogni comfort, assistenza medica specialistica, infermieristica e riabilitativa, ogni giorno attività di animazione ludico-occupazionali. Casa di Ospitalità Colle-Reale, via Catania Isolato 41, Messina. Dare vita agli anni è il nostro obiettivo. Change, il servizio di cambio valute a Messina. Acquisto e vendita valuta estera. Change, presso Fincentrale, via Garibaldi numero 102, Messina. La cessione del punto dello stipendio e della pensione è solo Fincentrale, dal 1987 con serietà. Passa a Fincentrale. Super promozione valida per clienti con una cessione del quinto che cambiano finanziaria e rinnovano subito con noi. Condizioni eccezionali per i pensionati INPS. Chiama subito. Fincentrale. Chiara, senza sorprese. Di cultura si può vivere, parliamo di torri con Andrea Bambaci. Proseguiamo la visita delle torri che ci sono nel perimetro di Messina, lato tirrenico e lato ionico. Prego, cosa vediamo in fotografia? Questo è il fortino degli inglesi a Torre Faro. Sì. E questa è la passerella di comunicazione fra il fortino costruito successivamente alla torre centrale, che è molto più antica, sin dal periodo romano. Esisteva un fabbricato, una torre risalente al periodo romano, e questa è la torre centrale del fortino degli inglesi. Bene, andiamo avanti. Questi sono gli interni, perché tutto il sito è stato recuperato e restaurato, però non è fruibile come dovrebbe essere in effetti, perché è valido come contenitore culturale, storico e validissimo, però questi siamo sul lungomare di Ganzirri. Di Ganzirri, questo è Ganzirri. Siamo sul lungomare di Ganzirri, e questa è la torre Saracena cosiddetta. Bene. Ed è uguale, simile alla torre Martello del litorale di Torre Faro, quella che abbiamo visto poco fa, la torre Mazzone. Qui siamo sulla riviera, fra Faro e Messina. Il toponimo si chiama Fiumara della Guardia. C'era una guarnigione che aveva il compito di vigilare lo stretto, il tratto di mare e anche la via di terra, da incursioni che potevano essere di corsari, di pirati ed altro. Questa è la lanterna del Montorsoli, fortificata dai francesi. Risale al 1500 la costruzione, e nel 1600 e rotti è stata fortificata una cortina di fortificazione da parte dei Daniela. Qui, dimmi. Io, tranne quella degli inglesi, quella di Faro, non sapevo che ci fossero tutte queste torri a Messina, la città delle torri addirittura. Tanto che Andrea Bambaci insieme a Nino Principato hanno scritto un libro. Interessantissimo. Veniamo, io alcune le conoscevo, Anthony. Io non che le sono appassionata di questi luoghi. Veniamo al dunque, perché di torri ne potremo vedere tante, però il tempo è quello che è. Allora, qual è il punto? Queste torri sono alcune private, molte sono pubbliche. Queste torri sono disabitate, sono in mezzo all'erba, sono alcune rotte, alcune da ripristinare, alcune da restaurare. Arriviamo al punto, andrebbero recuperate, restaurate, andrebbero illuminate, rese fruibili e
darle in concessione a chi volesse fare turismo, perché il turismo si può fare. Vediamo la prossima foto. Rocca Lumera. Partiamo con Rocca Lumera. La torre di Rocca Lumera e il parco letterario Salvatore Quasimodo. Vi faccio vedere un articolo della Gazzetta del Sud. Vedete cosa dice sulle torri? E noi di ecco, da tutta Italia per visitare il parco letterario Quasimodo. Da tutta Italia su una torre. Noi ne abbiamo 15. 10 sono sparite. Pensa che altro circuito, ecco perché si lega poi col fatto che di cultura, perché in queste torri si potrebbero fare attività enogastronomiche, bookshop, mostre di quadri, di pittura, tutto ciò che è cultura. Ecco qui, questa è la torre di Rocca Lumera. Guardate com'è bella, restaurata, recuperata e illuminata. Vediamo altre foto. Queste, ecco qui, visita notturna dei due musei dedicati al poeta premio Nobel Quasimodo, allestiti a Rocca Lumera. Dove? Nella torre. Per cui sono dei posti importanti che noi abbiamo e che probabilmente non abbiamo dato l'importanza che invece hanno dato a Rocca Lumera. Vediamo altre foto. Questa è una mostra dei quadri di Quasimodo. Quelli erano i quadri di chi? Non mi ricordo, quello di prima. Questi qui. Erano mi è stato detto degli acquerelli di qualcuno, non ricordo. No, nemmeno io. È una mostra, allora, una mostra. Sì, Quasimodo. Quasimodo. Allora, ricordavo bene. Erano delle opere di Quasimodo. Ecco i turisti sotto la torre che aspettano per entrare. Insomma, abbiamo trovato un altro sito turistico a Messina. Le torri, il giro delle torri. Grazie ad Andrea che ha fatto anche questo libro, che è interessante, che può essere acquistato presso quali librerie? No, è fuori commercio. È fuori commercio. Sì. Come si fa a vederlo, a leggerlo? Cosa bisogna fare? Vediamo un pochino dopo la presentazione del libro, che sarà dopo il 10 giugno. Quindi dopo il 10 vediamo giugno. Vediamo un pochino come poter venire incontro a coloro che sono interessati a questo argomento. Esatto. Ora, chi ci vuole sentire e ci ascolti, il sindaco non può dare posti di lavoro, però può creare le condizioni, certo, perché queste si possono, ecco, trovare i finanziamenti per recuperare, ristrutturare queste torri, illuminarle, darle in gestione a qualche privato che poi ci fa turismo e che ci fa soldini. Certo, è questo che bisogna fare. I privati hanno tutto l'interesse a fare soldini, che è una cosa bellissima fare soldini, non è un reato, no. Perché appena uno dice aspetta, vuole in concessione così, dogo se vuole fare i piccioli. Quello sta facendo un'attività, sta facendo lavoro, certo, e lo fa come l'ha fatta anche l'amico della settimana scorsa del Museo del Novecento, certo, che ha preso, Angelo Caristi. Ha preso le cose dove andavano i rifugi delle bombe Cappellini, e ha fatto un signor museo, per cui i privati vanno incentivati. Questa è una strada. Certo, e diciamo che sia le torri come i forti Umbertini, sì, esercitano un forte fascino sulle persone, per cui secondo me è proprio giusto, perché quindi sono luoghi dell'anima in un certo senso, ci ricordano il passato. Panorama bellissimo, certo, ci ricordano il passato, certo. C'era la firma di un guardiano, di un soldato del 1800 in una 1811. Di quelle che sono poi delle torri del 1500, cioè, voglio dire, vanno ristrutturate perché non vanno lasciate, certo, così. Vanno ristrutturate, poi però l'ente pubblico non ci tiene purtroppo cura perché ha i suoi problemi, ha le cose più importanti, ha la certo, voglia che per salta. Questo forse, perché e è allora, molto complicato, non datele, perché non esatto, vuole. Certo, datela ai privati che le vogliono, a giovani cooperative, a ragazzi che possono fare le guide, certo, vendere le brochure, portarci i turisti. Che se ne possono occupare a tutto tondo. Quindi faremmo tante cose. E quindi viva questo libro Mamma li turchi, che è un titolo bellissimo anche. Complimenti. Grazie Andrea Bambaci. Io ero titubante, dico quindi, Daniela. Perché? Ma che c'entrano queste torri col turismo? Che sono degli alberghi? Possibile che una torre? E invece abbiamo visto quello che hanno fatto a Rocca Lumera, che è un bel esempio da seguire. Perché è un paese più piccino ed è più facile probabilmente. Speriamo che anche noi riusciamo a diventare tutti più bravi. Noi stiamo lanciando tante pietre, certo, ma voglia pietre che stiamo lanciando in 19 puntate. Va bene, speriamo. La prossima, dimmi, non lanciamo più niente. No, la prossima ci riposiamo. E che facciamo? Festeggiamo. Dimmi, festeggiamo, mi piace. La prossima puntata, la ventesima, sì? Noi invitiamo, dimmi, già da ora, tutti
tutti gli amici, tutti gli ospiti, Andrea Bambacci compreso, tutti gli amici di stasera compresi, mi raccomando, alla festa, alla puntata finale dell'Altra Messina, che chiude questo ciclo di 20 trasmissioni. Faremo ripercorremo puntata per puntata molto velocemente. Vedremo come siamo cresciuti durante queste 20 puntate. Avremo un ospite graditissimo, ne avremo più di uno. Uno sarà Jerry Villaroil, che salutiamo. Buonasera Jerry, ti aspettiamo la prossima settimana. Jerry è un ottimo osservatore della società, è uno scrittore, è un giornalista e ci farà sicuramente sorridere, per cui l'abbiamo lasciato per l'ultima puntata. Si chiamerà The Story, la storia della nostra trasmissione, che speriamo vi abbia allietato tutti questi giovedì sera in casa, portandovi cose positive, storie della Messina che non demorde, che vuole farcela, che vuole andare avanti, che come i ragazzi stasera si sono fatti i teatri da soli con le loro mani. Visto che bravi. Con le loro Questa mani. È la Messina che ci piace, la Messina alla quale noi vogliamo appartenere. Anche noi dobbiamo fare le cose con le nostre mani. La Messina positiva, e cioè quella che purtroppo non vediamo spesso, che spesso passa defilata perché ci arrivano. Perché guardiamo altro, però. È vero, dobbiamo imparare a guardare con occhi diversi. E dobbiamo imparare anche, questo è un insegnamento non tanto di Daniela ma di Gandhi. Ecco, di Gandhi. Dobbiamo imparare che il cambiamento deve iniziare innanzitutto da noi stessi. Da noi. E quindi, se noi cambiamo, tutti possiamo cambiare. Il mondo può cambiare. Ora mi sento un po' Rocky Balboa con qualche chilo di più. Vi saluto, grazie dell'attenzione. Grazie, si conclude questa bella trasmissione dedicata al teatro. Settimana prossima, 20ª e ultima puntata, L'Altra Messina, The Story. Signori, buonanotte a tutti. Arrivederci. Sogni d'oro. Ciao. Buonanotte. 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 Graziella, salla, salla, la, 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 curre turi, curre pavonetta, salla, salla, la, 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 la. Pavonetta, curre pure da Graziella, s'attenta vicino in terra cade tagli in tavonetta, stanco dello mare me ne cano un to paesi, caccia pure l'acqua lodda e me rompe e capasisi, passo dalla chiazza caccia gente che pannea, sento recheggiare, sì la potenzia, solito comizio a sfondo elettorale, botta pirazza stato terra vuoi canciare, io il cambiamento però lo voglio iniziare, su Luca la gente non vuole rivoluzionare, l'umodo deve avanzare, da gire di marrare, pensare e parlare. Tutto intorno, solo ignoranza popolare. Io vorrei sapere perché siamo arrivati proprio qua, qua dove il cielo adagia le sue nuvole migliori e non me ne voglio andare. Graziella, salla, salla, la, 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 curre turi, curre pavone.